Calcio in Chiaro è offerto da Enoteca Santa Lucia, Pagin Modular System, Non Solo Sport, Jolly Box, Noleggio Prefabbricati, Pintonello, Carrozzeria Vendita Auto, Costruzioni Barella, Soccarato Industrial Coatings, MAP, Mercato Agroalimentare di Padova, APM, Tornitura e Fresatura a CNC, FRAO, Distribuzione Utensileria delle Migliori Marche, EDG, Enzo De Gasperi. Buonasera, bentrovati a Calcio in Chiaro per raccontare in rigorosa diretta, anche se in onda ovviamente nei canali nazionali, la gara del Padova contro il Catania e ritorno per vincere la Coppa Italia che anche per quanto mi riguarda è cosa molto gradita, anche se io ci tengo molto ma molto di più al campionato. Siccome me l'hanno già detto in molti, però mi fa piacere, molto piacere se il Padova questa sera riuscirà a vincere questa Coppa che comunque è sempre un trofeo. Ne parleremo con qui in studio con il mister del Campodarsio Cristiano Masito. Ciao Cristiano. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Alberto ha detto vai a Catania, non ha voluto andare a Catania, ha detto voglio essere lì con voi, voglio stare lì perché c'è Ale certo. Luciani. Quindi un saluto, ciao Alberto Passero. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Ci racconterà la partita in diretta ovviamente. Poi abbiamo la nostra squadra che questa sera è priva di Mariano Schiavon che doveva esserci, comunque lo salutiamo, ha avuto un piccolo problema, però salutiamo ovviamente Mariano Schiavon con il suo uomo, il suo yes man, purtroppo Luigi Alessandro Bisato. Buonasera a tutti. Dici che non è così? No. Insomma. Beh, qui abbiamo una testimonianza che yes, man, è troppo, dai. Molto rara, va bene. Saluto Ivano Ricci, buonasera Ivano Ricci. Lo vedo bello sorridente questa sera Ivano, tutto sempre, a posto? Sono abbastanza sempre risorridente, tu non te ne accorgi, ma sono sempre non me ne accorgo questa sera invece guardando, invece sempre solito, giorni, non si capisce, se uno guarda il tempo e guarda a lei sempre riesce a capire quando piove, quando c'è il sole. Sì, oggi è una bella giornata. Sì, oggi ovviamente sì, sempre solo il giorno dopo la Pasquetta e la Pasqua che potevamo trascorrere belli sì. Invece no, costretti a casa so, anche lì è colpa della politica l'idea, sì, che non ha probabilmente, fatto probabilmente in modo tale che la parte opposta abbia fatto vedere il sole autunnale, però. saluto lasciatemi finire Antonio Carton. Ciao Antonio. Ciao Giorgio, buonasera e saluto la bellissima Isabel. Buonasera Giorgio, buonasera a tutti. Tutto a posto, Isabel? Tutto a posto, tutto allora bene. Facciamo così, Isabel. No, facciamo così. Lorenzo, ce l'hai la canzone che abbiamo dedicato a lei come sottofondo? Ce l'hai? Che saluto Lorenzo, saluto Ibrahimovic, saluto due Lorenzi abbiamo questa sera. No, Nicola. Nicola, un attimo un lapsus. Li saluto tutti perché stanno lavorando per questa trasmissione. Noi ci saremo ovviamente fino a premiazione di questa gara. Allora, se c'è la canzone che abbiamo dedicato, perché Isabel, se li fai al primo piano Nicola, alla Isabel, ha compiuto gli anni domenica, il giorno di Pasqua, ha ricevuto molti festeggiamenti, sono arrivati da tutta Italia, ovviamente telegrammi, non telegrammi, e ha compiuto 20 anni. E la squadra qui di questo studio, ovviamente l'artefice Antonio Cantoni, consegna adesso Antonio un mazzo di fiori per i suoi 20 anni, se c'è anche la canzone magari con così per i 20 anni, con l'applauso da parte di tutti noi. Allora, ci facciamo primo piano quindi. grazie Antonio, ha fatto il tutto per ricevere il bacio da Isabel, quindi va bene che così, però ovviamente tutta la squadra opera in tutta la squadra questa qui, va bene. Anche di Lorenzo che ha messo la canzone l'ha abbassata subito. Detto tutto questo dobbiamo tornare subito al lavoro. I numeri per interagire con noi. Buenas noches, bienvenidos otra vez al Fútbol en Claro. Espero muchísimos mensajes al numero 345-600-372. E in italiano, buonasera, bentrovati a Calcio in Chiaro. Aspetto moltissimi messaggi al numero 345-600-372. Hai ricevuto molti, molti regali? Moltissimi. Immagino. Molti regali. E tantissimi auguri anche dai nostri telespettatori a casa. Ah, ti hanno fatto tutti gli auguri. Felicissima. Sì, sei stata contenta quindi. Tantissimo. Guardate ragazzi, 20 anni. E Ivano Ricci c'è quattro volte più vecchio. Non sapevo neanche che Ivano, era il suo compleanno. No, Ivano lo sapeva. Ivano, pensate, voi ho un parterre di... io non lo so veramente. Tranne qualcuno bisato, qualcuno giovane, poi tutti gli altri sono qui. Va bene, abbiamo fatto questa parentesi perché poi ritorniamo ovviamente al clima partita. Alberto con le formazioni, vai Alberto. Esatto, formazione, partiamo da quella del Padova che si schiera con un 4-2-3-1
con Zanellati in porta, Belli, Dellicarri, Perrotta e Villa in difesa, Crisetti, Gevaras a centrocampo, Radrezza sarà di supporto a Valente, Bortolussi e Liguori, saranno un po' le tre punte, ovviamente Liguori, Bortolussi e Valente larghi. Leggiamo anche la panchina del Padova, Donnarumma, Mangiaracina, sono i due portieri, poi Crescenzi, Faedo, Favale, Cretella, Fusi, Bianchi, Dezzi, che torna dopo un infortunio, Capelli, Tordini, Zamparo e Palombi. Passiamo al Catania, allenato da Michele Zeoli, che si schiera con un 3-5-2, Albertoni in porta, Monaco, Castellini e Celli in difesa, Buà, Peralta, Quaini, Zammarini e Cicerelli a centrocampo, in attacco di Carmine e Cianci. Panchina anche del Catania, Furlan, Donato, Curado, Contec, Rapisarda, Chiarella, Ndoi, Averi, Marsura, Costantino e Chiricò. Arbitra il signor Stefano Nicolini di Brescia. Allora, inizio proprio da Cristiano Masetto. Ovviamente questa gara bisogna vincere per tantissimi motivi, ne abbiamo parlato prima di iniziare la trasmissione. È una gara che, poi ovviamente ne voglio sentire anche il parere di tutti, che si ripete la formazione, perché il Catania, l'abbiamo visto, non è, visto qua a Padova, non è una grande squadra, e quindi ci permette di giocare, non fa un pressing asfissiante. Sarà la stessa partita dell'andata da parte del Catania, oppure secondo te vedremo un'altra gara? Beh, di sicuro un'altra gara, non all'inizio, probabilmente ci sarà un approccio forte da parte del Catania, a mio avviso, e dopo pian piano la partita prenderà una piega diversa, anche perché non devono mettere a rischio di prendere gol, che sarebbe ancora più complicato. La formazione che ha fatto Torrente è la formazione giusta, l'andata è andata bene, è corretto, ha maggior ragione il suo ritorno, perché bisognava avere pazienza di tenere palla, quindi ha messo giocatori di qualità. E soprattutto, secondo me, la ragionata come bisogna fare, cioè bisogna andare a fare gol, perché se ti accontenti di difendere 2-1 rischi che poi prima o poi alla fine qualcosina cambia, quindi bisogna andare a fare gol, questa è l'impronta, e credo che il Padova abbia tutte le carte per portare a casa la Coppa. Comincio da voi. Squadra offensiva, molto offensiva, speriamo che si traduca in fare gol, perché altrimenti, se dobbiamo contenere, non sarà semplice, però l'importante è mettere in bacheca sto trofeo per quello che può contare, ma tutto sommato, come leggo da tante parti, alla fine se lo metti in bacheca l'hai vinto, quella cosa rimane, serie C, serie B o quello che è, hai vinto un trofeo. Senza che mi chiami, dovete dire tutti voi. No, secondo me intanto partiamo con uno svantaggio, che non è poco, quello che loro hanno 3.000 tifosi e noi no. E questa già è una prima ingiustizia che è stata fatta, a mio modo di vedere, perché non la capisco proprio, anche perché mi pare di aver capito che non è stata data l'opportunità al completo la informazione. La motivazione che è stata, ovviamente, su richiesta del Calcio Padova, perché ha protestato, è che entreranno rigorosamente 1.500 bambini accompagnati da dirigenti che sono, dimostrano essere tesserati. No, uno dovrebbe avere, però vabbè, che poi saranno di più, poi verificheremo. E lo fanno per dare un segnale allo sport pulito. Ecco, questa è la motivazione che ovviamente hanno tirato fuori. Il sindaco di Catania ha chiamato che il sindaco di Padova, ovviamente potevano intervenire quelli di Padova, ma capisce che te era, sì, era difficoltoso, però fatta, diciamo, è stata una cosa fatta dopo, tanto per, vabbè, sono sì, dopo tanto per un po' all'italiana, dai. E comunque sì, se ci sarà lo stesso Catania che abbiamo visto qua a Luganeo, penso che insomma, voglio dire, la partita sia abbastanza scontata. E se invece il Catania sarà un altro Catania, lo vedremo. A lei. Io, diversamente dal solito, penso che invece oggi, quantomeno il primo tempo, bisogna pensare a difenderci, cioè fare un gioco di intelligenza, gestire sì il risultato e provare nel secondo tempo, o se ne hai l'occasione prima, per carità, però chiudere la partita dopo. Rischiare oggi di essere eccessivamente troppo esposti in avanti, secondo me è un errore. Secondo me oggi bisognava mettersi ben coperti e tentare eventualmente il contropiede. La squadra dice il contrario a formazione. Quindi sì, rispetto alla formazione esageratamente esposta verso davanti, un po' come abbiamo visto con il Mantova, e ne abbiamo presi 5, quindi mi piacerebbe invece oggi avere un approccio un po' più difensivo, perché comunque partiamo dal presupposto che siamo in vantaggio, ma nemmeno esagerare in avanti, cioè mi sembra un po' azzardata la formazione. Io credo che questa partita deve invece dare la possibilità al Padova di ritrovarsi, perché dopo le ultime prestazioni, che non siamo andati molto bene,
Questa deve essere la partita della rinascita e vincere, come ho sempre detto, ti aiuta a vincere. Vincere anche una coppa è tanta roba, quindi io credo che il Padova questa sera farà una grande partita. Basta così, siete proprio una roba. Pronostico, facciamo così, pronostico. Vi ricordo che al termine del risultato di parità, cioè di un gol di... Se succedesse che il Catania vince con un gol di scarto, di vantaggio 1-0, 4-3, 3-2, 2-1, ci saranno i supplementari, calci di rigori. Questa per completezza di informazione. 2-1 per noi, la vinciamo secca senza i supplementari. La vinciamo secca, bravo. Anche per me vinciamo secchi e... anche 2-0. 2-0. Per me è 1-1. Quindi vinciamo, insomma, al 90, sì, vinciamo la coppa, però 1-1, perché Catania, insomma, in casa cercherà di fare la sua. 2-0 per il Padova. Anche io credo in un pareggio 1-1 e passa il Padova. 2-2. 2-2 e passa il Padova. Sì, sì. Eh beh, sì. Eh beh, col pareggio passa il Padova, certo, come una vittoria. Certo. 2-1 per il Padova. Bravo, questo per me 3-1, ovviamente è indiscutibile questo. Chissà se prima o poi magari prima della... L'ho già indovinato, Ivano. No, già qualcuno l'ha indovinato. L'ho già indovinato, Ivano. Se giochi all'otto vinci di più spesso. Vabbè, ma allora tu lo sai come... Non ho capito. Se giochi all'otto vincerai più spesso. Sì. Che vuol dire che sono sbagliati i pronostici, allora indirettamente, come per dire che non azzecca mai. Non è che siete molto migliorati, ve lo garantisco. Ecco, stiamo vedendo già l'immagine dei bambini. Mi pare che è una bella immagine, no? Sì, sono tutti bambini. No, ma per l'amore del cielo, certo che è una bella immagine. È il modo come l'hanno fatta all'inizio, che non era proprio... Adesso, all'inizio hanno detto 1500 bambini accompagnati. Brava la regia, brava la regia. Li stiamo facendo vedere, bravo Lorenzo, che riusciamo a mettere in onda, eccolo qui. Tutti i bambini, ovviamente, che... Sinceramente. Se è una risposta anche a come si sono comportati gli ultras qui, quindi tutto sommato ci può stare, anche se da una prima lettura anch'io del giornale ho detto ecco qua, hanno trovato la formula, diciamo, per girarci intorno. In realtà poi lo gode e diciamo vede il calcio come un'opportunità, un modo di essere... Lo dovrebbero fare sempre, dovrebbero farlo sempre, riservare lo speaker. Dovrebbero farlo tutte le partite, non soltanto spazio alle nuove generazioni, all'innocenza. Però dopo non è che imparano tanto vedendo certe partite. Però vi chiedo gentilmente la cronaca, che è prioritaria, che non interrompete, capito? Lei come il tuo solito, qui più disciplinati cerchiamo di farcela, dai, siete, non prometto niente. Siete voi, tu e Antonio, quindi non certo, è vero, perché siamo carichi, siamo quelli che la vivono in prima persona, capito? Noi la viviamo. Perché è passato un messaggio che è scritto a lei, Sebastiano Contrario, tanto che non Sebastiano Contrario, insomma, cioè non sei contento della formazione, quindi... Ma perché sì, secondo me può darsi che la vedo male. Che ma no, dica, perché ha fatto giocare sempre più o meno questi quelli durante la coppa, hai capito? No, invece no, quello è il discorso. Beh, la partita d'andata era così. La partita d'andata, però per Giorgio, per esempio, avrebbe dovuto giocare sempre la seconda fila, giusto? Anche la finale. Io continuo a dire che questa è una squadra sbilanciata, continuo a dire che il campionato, questa squadra non ha molta strada, nemmeno nei playoff. In questa partita potrà far spettacolo, perché visto l'andata, Catania è una squadra che ti permette di giocare. E quindi con giocatori di qualità come Krešić e soprattutto Radrić sotto l'aspetto qualitativo, se giocano come l'andata, dovremmo avere spazi, dovremmo avere modo e tempi per poter giocare un bel calcio, o sbaglio? Sì, è chiaro che ne parliamo prima, magari poi facciamo una brutta partita, però visto l'andata, se 2 più 2 fa 4, questo è il mio... No, è giusto quello che dici, Giorgio, è giusto. Sono curioso di vedere dove lo fa giocare la Drizza in fase difensiva, come si muove, perché ovviamente il possesso palla diventa fondamentale, quindi ha messo qualità in mezzo al campo con Igor e diventa fondamentale tenere la palla, perché sono queste partite, sulle finali, quindi loro devono un po' più interpretare la partita da finale, quindi con grande serenità, senza andare per forza in maniera frenetica davanti, e quindi il palleggio sarà prioritario, dopodiché la fase difensiva sarà fondamentale. Certo che rovinare una partita che potevano esserci 20.000 persone a vederla, esatto, anzi molte probabilmente di più, è davvero l'imbecillità di certi tifosi, che è giusto poi ovviamente far questo, però rovinare una festa è sempre una cosa molto molto non piacevole, no Ivano? Assolutamente. Proprio così. Vi vedo spenti questa sera, avete avuto una brutta sera? No, è che manca qualche minuto,
ormai stanno per partire. Quindi... No, perché poi quando Alberto comincia a fare la cronaca interviene. È lì è il bello. È lì è cominciato. È bello, capisci? La diretta. E quindi, è la diretta, qui siamo ancora in Zola. Siamo c'è anche Zola, presidente della federazione. Beh, sono tutti della federazione, sono tutti della federazione, sì, sì. C'è lo staff della federazione. Vai Alberto. Zola. Niente, sta per cominciare la partita, se non ho visto male è il Catania che batterà il calcio d'inizio di questa sfida, tutte e due con le prime maglie, le due. Nicolini di Brescia. Guarda che l'ha già detto che non ripeto altre volte. E c'è anche il VAR, come all'andata, tra l'altro è stata un'espulsione all'andata per l'intervento del VAR, quindi l'unico squalificato, oltre a Kirwan per il Padova. Ecco, parte in questo momento la sfida proprio con il Catania che gioca Castellini, va al lancio lungo verso sinistra, palla toccata, e finisce subito in fallo laterale in favore del Padova, con il Padova che appunto rimetterà in gioco il pallone sulla destra, probabilmente ci penserà Belli a rimettere in gioco questo pallone con le mani, vediamo se ce lo fanno il Padova vedere. Rimette in gioco insomma, con calma, ovviamente il Padova deve difendere, tra virgolette, insomma è forte del doppio risultato, può pareggiare o vincere per portare a casa la Coppa. Ecco, è proprio Belli che va alla rimessa lunga, la palla supera la linea di centrocampo, ma è preda dei giocatori del Catania che scelgono di andare all'indietro verso il portiere Albertoni. Vediamo che si schiera la difesa, c'è cioè Bortolussi, l'uomo più avanzato del Padova, però probabilmente Albertoni andrà a rilancio lungo con il mancino, è così, palla che supera il centrocampo, supera anche Varas, che però poi sul rimpallo riesce a recuperare il pallone, lo tocca su Crisettigi, in verticale la drezza di prima, apre sulla sinistra per Villa, c'è anche Valente che finisce a terra attaccato alle spalle, l'arbitro fischia il fallo, quindi calcio di punizione per il Padova per l'atterramento di Valente, c'è Villa che batte subito abbastanza rapido questo calcio di punizione sul settore di sinistra, comunque siamo all'altezza del centrocampo, la palla però è stata giocata all'indietro con la difesa del Padova che tiene palla, in questo caso è per Rotta con il mancino, tocca su Dellicarri, scambiano i due centrali di difesa, sale un po' Dellicarri, prova ad andare con il lancio lungo, è preda per nessuno ma la prende Valente che sorprende un po' la difesa e qui ha dormito un po' del Catania, va al cross di prima Villa, la colpisce male, chi poteva giocare meglio Villa, Valente aveva un po' sorpreso la difesa, anche lui forse sorpreso da un po' la mezza dormita dei due difensori che si sono fatti passare il pallone in mezzo e lui l'ha preso anche se in posizione laterale, ma l'azione poi si è persa, ora c'è già il Catania dalla parte opposta. Interviene però Dellicarri bene in uscita, riesce a recuperare il pallone, lo gioca per i compagni, Crisettigi sulla sinistra, Villa di prima rischia il tocco su Radrezza che non se l'aspettava, vediamo Radrezza in questo caso molto arretrato, palla in mezzo per Varas, un po', gioca un po' a tutto campo Radrezza, esatto. Può andare in fascia, insomma è molto libero, è il jolly di questo Padova, come lo è stato all'andata tra l'altro, praticamente non dava punti di riferimento, giocava da tutte le parti, una volta a destra, una volta a sinistra, in mezzo, arretrava, più profondo, ancora il Padova con il pallone tra i piedi, questa volta è Belli, in mezzo proprio per il centrocampo del Padova, era Bortolussi che era arretrato molto per giocare questo pallone, Villa, palla limite dell'area, Radrezza ce l'ha sul destro, tiro rimpallato, la riprende però Liguori, lato destro dell'area di rigore, va al cross con il destro per Valente che... Gol del Padova di Bortolussi al terzo minuto, Padova in vantaggio. Benissimo, bene, si mette bene questo gol del Padova in apertura che può tagliare veramente le gambe al Catania, speriamo. C'è un cross di Liguori sull'altezza del secondo palo, Valente di prima prova un tiro cross, il portiere la respinge, la palla resta lì e da uomo d'area di rigore, di rapina, interviene Bortolussi che cadendo la ributta in rete, quindi Padova in vantaggio dopo 3 minuti di gioco con Bortolussi. Tre minuti non sono tutti o tanti, però è significativo come gioca il Catania. Giorgio, anche significativo come quando il Padova ha un obiettivo ben preciso e alza i ritmi, l'intensità, è una squadra importante. Parte sempre bene il Padova. Però come dicevamo in campionato, quando si è staccato dal primo posto ha perso un po' di stimoli. Adesso ovviamente è la partita giusta, quindi bravi. Bisatto, stavi sempre intervenendo. No, siamo partiti bene come qualche volta partiamo bene, ultimamente non tanto, ma abbiamo anche segnato, quindi c'è una differenza stasera. Posso dire però una cosa?
Io mi sto meravigliando di come il Catania sta interpretando la partita, cioè sta facendo esattamente la stessa partita dell'andata. Se all'andata ti è andata male, ma perché ti ostini a lasciare giocare il Padova? È una cosa veramente folle, vorrei vedere quante ne ha vinte dopo la Coppa Italia il Catania. Mi sarei aspettato un approccio un po' diverso, invece lascia giocare il Padova. Ma ti rendi conto? Se lasci giocare il Padova, questa è la conclusione, tu pensi che gol che hanno preso? Incomprensibile. Due difensori che stanno in anticipo su Liguori. Liguori riesce a prendere la palla. Si è sbloccato Bortolussi ed è un benissimo. Non abbiamo detto che era Drezza anche capitano, forse era stato detto, ma io non avevo ben preso nota di questo. Comunque, sei contento della formazione al momento? Sei contento della formazione? Lui ha detto che è troppo sbilanciata. Ho detto contento adesso. L'approccio che avrei dato io, se però il Catania poi la interpreta così, tanto meglio. cosa vuole che vi dica? È presto, però. Errore qui del Padova in difesa, ha rischiato di combinare una frittata. Se non ho visto male, a Villa che è intervenuto male su questo pallone. Vediamo se. No, non è Villa perché qua. Sì, sì. È per Rotta. In area di rigore aveva la palla, era in anticipo, non l'ha colpita bene, è rimasta lì, ha rischiato di servirla all'attaccante che era pronto in area di rigore. Comunque il Padova in questa occasione concede un calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina di questo primo tempo al sesto minuto, e lo batte il numero 30 Ciccerelli con il destro. Nella partita di andata è arrivato proprio da calcio d'angolo il gol del Catania. Vediamo, Ciccerelli batte sul primo palo, interviene Bortolussi di testa che la mette però al limite e c'è la botta da fuori, doppia, anzi tripla in questo caso, sempre rimpallato il pallone e nell'ultima occasione sfortunato il Catania, tiro dal limite e tocco proprio di un giocatore del Catania, la palla è finita sul fondo, quindi è anche rimessa laterale, ci aveva provato Buà dal limite. Abbiamo già rischiato però in queste due azioni, e come sempre Giorgio, è comprensibile l'azione del Catania, ovviamente aumenteranno i ritmi, il Padova dovrà essere molto bravo a ripartire con intelligenza. Però mi aspetto una partita così, mi aspetto una partita che poi si incattivisce a un certo punto. E quindi bisogna che stanno molto molto attenti alle provocazioni, perché è tutto da perdere, quindi ve le stiamo a vedere. Perché Giorgio, la palla là, quell'errore che abbiamo fatto, senz'altro il portiere l'avrà chiamata, è stato un errore del difensore, quando il portiere chiama dobbiamo lasciare stare, l'aveva in mano, è andato a cercare, abbiamo fatto una confusione incredibile. Però abbiamo già arretrato un pochettino, anche se è presto dirlo. Bisogna che ci vengano. Ma qui subentrano anche un po' le motivazioni, no? Dai. Ormai sei. Cioè, dopo tre minuti. No, ma non valgono gli scarti, Come non valgono gli scarti? Loro devono fare due gol. Vai Alberto. Ancora Catania in area di rigore, la palla passa verso il secondo palo, poi c'è il cross molto lungo da sinistra verso destra. La palla è vicino alla bandierina di destra. È ancora di Buà del Catania, prova a cercare il calcio d'angolo, guadagna solo una rimessa laterale, comunque in zona offensiva, e qua c'è la reazione del Catania, con Peralta che sa per battere la rimessa con le mani. Vediamo il ancora gioco fermo, poi la palla l'ha lasciata per Buà, che andrà probabilmente alla rimessa lunga, non ci sono giocatori vicino a lui, quindi andrà la rimessa verso l'area di rigore, vediamo se ci sarà la lunga gittata, ecco, lunghissima con questa rimessa con le mani, arriva a metà dell'area, all'altezza del dischetto di rigore. Ancora Catania che recupera, Padova era riuscito a respingere, ma il Catania in seconda battuta arriva, c'è il tiro ancora una volta dal limite di Castellini, la palla però è recuperata dal Padova che parte in contropiede. Qui però c'è un'incomprensione tra Bortolussi e Liguori, con Bortolussi che chiede a Liguori di stargli più vicino. Non si sono capiti e non si sono trovati i passaggi di Bortolussi per un difensore del Catania. Però che sia titolo, è una bella partita aperta, quindi loro giocano, noi giochiamo, quindi adesso giocheremo sulle ripartenze molto probabilmente. Sì, però questa è stata una ripartenza importantissima, dove erano 2-2 e Bortolussi ha dimostrato una fragilità mentale, perché su una partita del genere esce fuori una palla importante 1-1, io non passo mai la palla 50 metri da porta, vado dritto 1-1, vado dritto, e lì dimostro di essere attaccante. Stiamo parlando del Padova che durante il campionato sta accusando un po' questa fatica degli attaccanti nel trovare i gol. Ecco, questa è una sensazione che adesso mi ha dato in più, dopo che avevi già segnato un gol, quindi volendo, esatto.
è proprio la sensazione è quella, sì. Vai Alberto. Qui c'è un fallo ancora di Bortolussi a centrocampo, è arrivato in scivolata per cercare di rubare il pallone a Cianci, ha preso sì la palla, però insomma ha colpito anche l'avversario, insomma un intervento forse da giusto il fallo secondo me, perché ha col doppio piede, con i piedi uniti, non ha preso in pieno l'avversario, quindi non è stato nemmeno ammonito. Comunque giusto il fallo, ha già battuto il Catania, palla che però, anzi calcio di punizione, deve essere credo ribattuto, infatti arriva adesso il fischio dell'arbitro, c'è Peralta sul punto di battuta l'argentino del Catania, tutto mancino, basta che abbattemo perché ancora non è esatto, giusto a Lennola lì che non cercava i compagni, nessun movimento, poi ha toccato corto, palla rimessa verso l'area di rigore, respinge il Padova che però fatica un po' a uscire dalla propria metà campo, palla ribattuta alta, lanciata alta ancora dal Catania, però c'era fuori gioco e quindi calcio di punizione per il Padova, per la difesa del Padova, decimo minuto, Padova in vantaggio per il gol di Bortolussi. Allora, questa è una partita, Giorgio, che come dicevamo settimana scorsa può dare delle grosse opportunità al mister per quanto riguarda il finale di campionato e playoff, e per il rendimento di qualche giocatore e per il modulo che sta usando, e da qui devono uscire fuori delle idee. Ovvio che dovrebbero uscire fuori anche se non porti a casa la Coppa, però portare a casa la Coppa è già importante, quindi è una partita delicata, a mio avviso lo stanno interpretando bene. L'unica cosa che non devono fare, come dicevo prima, è cadere nelle provocazioni, perché questo girone giù del Catania, queste squadre hanno nel DNA il fatto di essere poi sempre accesi in ogni duello, nel parlare, nel provocare, è il loro modo, quindi su questo bisogna stare molto attenti. Un flash vostro? Masito come al solito ha una lettura perfetta della partita. Io questo modulo, a me Radrezza piace, dopo mi rendo conto che in altre situazioni non abbiamo avuto copertura, però vederlo svariare da una parte all'altra del campo, l'apertura di prima su Bortolussi l'aveva fatta Radrezza con un lancio secondo me bello, significativo, vediamo, strada facendo, comunque essere già in vantaggio adesso è importante. Sì, è stato ammonito Belli per un fallo su Ciccerelli, gamba alta, l'ha colpito in testa, diciamo che è andato anche sulla palla, però anche l'altro ha passato la testa, però un intervento insomma al limite, l'arbitro ha tirato fuori subito il giallo, quindi il primo ammonito della partita è Belli del Padova. Catania ha battuto la punizione al limite dell'area, però c'è stata la respinta di testa proprio di Belli, ancora viene allontanato il pallone, lo mette giù Radrezza, però a fatica, non era facile qui tecnicamente addomesticare quel pallone, ci prova ancora il Catania, però non trovano il dialogo qui, Crisetti troppo molle, troppo lento, si fa rubare il pallone, comunque il Padova lo recupera e va a rilancio Zanellati che però regala una rimessa laterale, sempre in zona offensiva per il Catania, il Padova tutto chiuso nella propria metà campo. Non devi dire così, sennò poi il direttore ti sgrida, la sorpresa ti dice, non puoi permetterti in di questa dire azione mollo, è no, stato un po', diciamo... Non puoi. Un po' lentino. No, ti do un consiglio dopo, per carità. No, ma io la penso come Giorgio. È arrivato un vicino messaggio, Giuseppe, che ha detto a lei porta fortuna, cioè tifoso del Padova, ma porta nera, è scritto che sei tu quello che porta nera. Adesso dunque, fra poco lo vedrai scorrere. E quindi Crisel dice, vi ho spiegato, è un regista, punto, che ne volete sapere. Anche non bravo, fatemi bravo. Tornare là. Anche se Crisel gioca male, io dico gioca male. Crisel ha bisogno che corrano gli altri, perché lui è un giocatore che non corre. No. Oh, se è un giocatore che ha giocato in categoria, è un giocatore di qualità che fa correre gli altri. E vi farà vincere la Serie B. Voi ricrederete tutti, insomma, vi ricrederete tutti. Padova che è arrivato in area di rigore con un cross a destra di Belli per Radrezza di testa, anche lì. Il mister qui presente lo vorrebbe sempre in squadra, chiedilo a lui. Sempre, infatti. Lui ne capisce il calcio più di te. No. Vabbè, ho sempre detto che io di calcio non capisco il calcio. Ma si vede che c'è Valente. Oh, chiedi a lui, chiedi a lui. Sì. Chiedi a lui chi vorrebbe. Quantità. No, lo vorrei sempre. La frizzantezza. Lo vorrei sempre, ma la novità, tra virgolette, la cosa bella non è Radrezza trequartista, è Crisi a due. Che lui è un play, ma in realtà sta giocando a due, nessuno se lo aspetterebbe mai. Vuol dire che l'allenatore vede durante gli allenamenti un'intelligenza tattica di questo giocatore che di cui non puoi fare a meno. Tant'è vero che adesso nella costruzione si mettono in verticale sia Crisetti che Valas. Quindi lui torna nel suo posto, Valas in verticale con Radrezza,
1-2 e quando poi difendono si rimettono 2. Quindi quello è, vuol dire avere un giocatore intelligente che può giocare in qualsiasi ruolo. Poi ovviamente, come dice Giorgio, ha bisogno di quelli che mettono la gamba, perché lui... Io spero che abbia capito, abbia capito. Perché ti facciano capire queste cose? Devi dire al direttore, stimolare, la lavagna ci vuole, esatto, perché allora no, la lavagna si fa vedere bene, perché no, ma Ivano, quello che ha spiegato, ha spiegato perfettamente, cosa c'è, aspetta, ferma Alberto, racconta. No, c'è stato un fallo di Calmi, Alberto, quando succede qualcosa, no, non è successo niente, un fallo in attacco del Catania, però mi agitavo perché è la stessa azione che ha portato al giallo di Belli, e per lo stesso metodo di giudizio doveva essere ammonito anche di Calmi. Intervenire quando c'è, perché Ale tu hai dato una spiegazione tattica e tu credi che l'abbia memorizzato, lui stava pensando che fare i suoi. Ma non è cioè, capito? No, io se c'è una persona che ascolto è il comunque, direttore era Ale tifoso del Pavolo ma porta nera. Allora, magari non nera, bisogna dire perché farei sempre il contro i nostri avversari, no? Cercherei di, invece magari fosse vero. Poi se posso aggiungere su Crisetti, poi si riesce a percepire meno dalla TV, ma vedendolo allo stadio, lui come si mette quando hanno la palla gli avversari, lui cerca di intercettare sempre prima le linee di passaggio dell'avversario. Giocatore, e si vede che è un giocatore di categoria superiore anche per questo. Questo è vero, però 2 punti nelle ultime 6-7 partite da quando c'è lui. Allora, sarà anche bravissimo, sarà anche da Champions League. Come però facciamo a fare che abbiamo l'ultima, possiamo dire che almeno facciamo, abbiamo pagato Dazio il fagli. Come facciamo Allen aver fatto 2 punti se l'ultima l'abbiamo vinta? Vabbè, insomma, era prima dell'ultima. Ma perché tu le riduci sfida quando voglio, aumenti quando voglio. E manca, sai Giorgio, gli manca Beppi esatto, che sa tutto, che punge. Comunque Valente sì, da quella frizzantezza in avanti con imprevedibilità. Ecco, Valente ragazzi è forte. Sì. Qui ha cercato con lo stop di portarsi avanti il pallone per evitare l'avversario. Insomma, una cosa Valente è il vero giocatore che è mancato. Che ci è mancato su 2 partite. Ed è stato quello che ha fatto cambiare modulo al mister. Esatto. Cioè, voglio dire, non è. Esatto. È solo lui, praticamente, esatto, possiamo dire. Nel senso buono, ovviamente. Quindi è solo lui, però Crisetti c'è. Attenzione, Villa scende sul fondo, fa il cross con il mancino. Palla arriva a centro area. Non si interviene nessuno. La difesa libera e riparte, attenzione il Catania, centrocampo c'è Crisetti, però che ferma molto bene il tentativo di avanzata del centrocampo del Catania. Varas recupera e apre sulla destra, sale raddrezza sul mancino, bella la rimbuccata per Belli, e poi c'è il tentativo di Liguori con il mancino rimpallato sulla destra. Adesso mi rendo conto che il giocatore di un'altra categoria è proprio, hai visto un'altra categoria. Che ne dicano, è proprio di un'altra categoria. Ma hai detto che era anticipato, è proprio di un'altra categoria. Voglio vedere se giocano a lei, lo porterete col Mantova, se fatti i numeri, perché col Mantova mi pare che ne abbiamo presi 5, allora c'era sempre lui in campo. Guarda, tanto vinciamo qui, guarda che non giocava Crisetti col Mantova, giocava raddrizzo. Giocava raddrizzo. Beh, ti dico, tanto per ricordartelo, perché tante colpa che quando non giocava doveva ancora arrivare. Cioè, va tutto bene, ma non diamo colpa quando non arrivava, insomma, perché ma c'era tutto, l'aria insomma che arrivava. C'era l'aria, si sentiva. Vai Alberto. Lotta al centrocampo, ancora Crisetti, però il Catania recupera e provano a ragionare con Quaini, adesso ha la palla, palla lanciata lunga per il movimento di Cianci. La difesa respinge, ma la respinta è corta e la palla è ancora per il Catania, che gioca sulla sinistra. Ora in mezzo al campo. Ancora Quaini, apre sulla destra su Castellini. Scusami Alberto, noi non andiamo a pressare lì, noi li facciamo giocare e poi li attendiamo, Cristiano. Sì. Non è che... Beh, sta togliendo... Il Padova ha un modo di difendere togliendo le linee di passaggio, quindi non andando a strappare la palla nei piedi dell'avversario. Si mette lì, fa da schermo. Esatto, fa da schermo, quindi intuisce tutte le linee di passaggio, chiude tutte le traiettorie ed è il modo che ha Torrente di far lavorare la sua squadra. Vai Alberto. Al limite dell'area Catania, spalle alla porta, Cianci è riuscito a giocare all'indietro, cross dalla tre quarti sinistra, la palla ricade verso il centro dell'area, esce Zanellati che cade a terra, però vediamo se ha subito fallo. Sì, l'arbitro ha fischiato. C'è stato anche uno scontro con qualche compagno comunque del Padova, lo scontro con forse Buà che è finito a terra, vediamo, non era Cianci. No, allora, sinceramente, visto il replay, non c'era assolutamente fallo. Aveva anche mezzo toppato la palla. Qui è andato alla presa alta, cadendo, si è scontrato con un compagno e ricadendo l'ha persa, gli è scappata dalle mani. L'ha persa.
Sì, qui insomma non è andata bene, ecco, diciamo così, sia per la decisione dell'arbitro che ha visto un fallo e ha fischiato, anche se questa obiettivamente non c'era, non è... scontro con Villa, Zanellati non e Villa. Non è in forma il numero 14, eh? Villa. 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 Villa è un po' fuori... È un villino anzi. Fino adesso, anzi. Dobbiamo fare l'ampliamento. La villetta a schiera. Ah, cioè, al momento è una villetta a schiera, ancora non è... gioca sempre il Catania però, anche qui il Padova lancio lungo, l'ha presa il Catania e ora prova a impostare l'azione con Castellini sulla destra, Buà, comunque siamo sulla metà campo, nella metà campo del Catania. Castellini mezzo per Monaco, che ha segnato il gol del 2-1 all'andata per il Catania. Però ancora giocata indietro il Padova cosa Antonio parlate una volta no volevo dire siamo messi bene perché copriamo tutto il campo non pressiamo giustamente però insomma siamo attenti quindi non, bene per me, però sono un po' vabbè comunque al momento dai una partita che non ci sta impensierendo no dai. Possiamo tranquillamente ci va a finire per giocare siamo stati fortunati che abbiamo segnato subito come sta facendo quello che avevo detto io all'inizio cioè lui sta tenendo lo stiamo aspettando ma se hai detto che siamo troppo sbilanciati che dovevamo stare ma io ho detto il mio auspicio ho detto invece di essere troppo sbilanciati è quello che li aspettiamo il Catania nella nostra metà campo tranquilli ordinati come normalmente fa l'allenatore c'era un mio quello che a me sembrava il fatto che eravamo così sbilanciati in avanti invece sta facendo questo sarà che abbiamo segnato subito c'è un calcio di punizione potenzialmente pericoloso per il Catania ci stiamo chiedendo se era fallo o no perché no e secondo me ha toccato la palla ha preso anche il piede di allora, qui c'è stato un fallo di Belli che ricordiamo è già ammonito e lato corto dell'area di rigore sulla sinistra qualche metro fuori dall'area di rigore è andato a toccare il pallone su Zammarini e l'ha messo in calcio d'angolo ma l'arbitro ha fischiato il fallo quindi calcio di punizione pericoloso una sorta di corner corto siamo molto vicini all'area di rigore vediamo la palla direttamente calciata sull'unico uomo che c'era in barriera che era Radrezza che non è neanche molto, tanto grosso diciamo così preso giusto, comunque è riuscito a prenderlo e qui c'è la difesa del Padova comunque oggi, riesce a rinviare oggi Cristiano poi lo chiedo anche a voi il relatore lascia fuori Faedo di Faedo ne abbiamo parlato tutti molto bene perché ha dimostrato di essere un gran giocatore indubbiamente però Delicari e Faedo non sono un po' inesperti delle volte commettono degli errori ingenui per esempio Perotta è molto più esperto ecco in questa squadra ti faccio questa domanda i due centrali che dovrebbero ovviamente dare garanzie per non prendere gol sia Faedo sia Delicari sono secondo te gli uomini giusti per i playoff oppure è meglio giocare con Perotta e Faedo farlo giocare da braccetto che tra l'altro ce l'ha detto lui piacerebbe molto quel ruolo beh credo che il mister abbia avvertito questo pericolo perché i gol che ha preso il Padova sono stati attenzione, gol proprio da Catania in area di rigore un po' di confusione ci ha provato Cianci ma la difesa è riuscita a respingere sì, è la priorità Alberto quando c'è qualcosa interviene e ovviamente certo. Ascoltiamo vai pure sì sono stati gol presi un po' in maniera ingenua quindi con qualche pigrizia nelle letture difensive e anche qualche atteggiamento altezzoso probabilmente l'allenatore in allenamento ha notato questo quindi su questo tipo di partita e anche sui playoff ci vuole più esperienza ci vogliono più giocatori che hanno già vissuto certi momenti siete d'accordo tutti anche voi sul discorso di Delicare che Faedo abbiamo detto che era un acquisto importante e dimostrato delle qualità però in quel ruolo con loro due magari un pochettino di esperienza in più ci vorrebbe? Bah, io su Faedo non la penso proprio così, io l'avrei fatto giocare anche oggi, non, è vero, ha commesso qualche ingenuità difensiva, ma... Cosa è successo Alberto? Ha fischiato un fallo al limite dell'area trattenuta di Delicarri, se non sbaglio, su Di Carmine. Fuori area comunque. Sì, sì, però vedi, commettono questi errori, sì, tutti è troppo... due. No, però ha fatto infatti bene. La fine del mio commento era che vedo un po' più in crisi Delicarri. Tutti e due, ovviamente. Delicarri ha fatto bene qua comunque a far fallo. Ma gli era scappato. Sì, ma non doveva scappare così. Ci stava anche giallo. Un giocatore, un centrale, non devi fartelo scappare così. Perché sei in area a calcio di rigore.
Baresi bastava che a quel punto io comunque proverei a farlo giocare in un altro ruolo, ma lo lascerei fuori. Non ho detto questo, ha sentito Bisatto, lei ultimamente non è più attento. Ascoltato. Ho detto come centrali, io, lui ha detto che il ruolo che preferisce, che è venuto ospite, è braccetto, cioè ovviamente fare il esatto, è difesa a tre, e lui preferisce il braccetto. Qui due centrali per me, loro due, essendo bravi ma giovani, delle volte hanno il l'attimo di mancanza, come questo, Giorgio, come questo si può fare anche no, l'ultimo, l'ultimo arrivava la punizione, vai Alberto, vabbè, però ci vuole anche, bisogna avere anche l'intelligenza, va Alberto, poi vengo. Calcio di punizione per il Catania al limite dell'area, probabilmente a pochi centimetri dalla finché c'è la cronaca, dalla limite dell'area c'è Peralta con il sinistro pronto, oppure andrà un destro, vediamo, tiro, palla deviata e finisce di pochissimo, rigore. Ma perché rigore? Vedete, c'è una deviazione con un braccio. Beh, perché c'è il VAR. Proteste del Padova, dei giocatori del Padova. E chiamalo. E faccia vedere il replay, no? Scusa. Dai. Chi è che lo prende? Radrizza. No, non è Radrizza. Posso dirti, però, il movimento è tanto naturale. Sì. Tanto naturale, ragazzi, il movimento. Se l'ha toccato, ma te te giri, testa ferma con i bracci, dove ha fatto così? Vedere da vera ti sembra che abbia aperto il debito in questa maniera, distinto ovviamente, distinto. Comunque vediamo. Il coccodrillo. Vabbè, rigore, così abbiamo parlato fino adesso. Veramente monade del calcio moderno, il coccodrillo. Ma era rigore, c'è il VAR ogni modo, vero? Sì, c'è il VAR, stanno controllando l'arbitro. Ha segnato il calcio di rigore e sembra che... Si dice il VAR o la VAR? Il check sia già concluso. Già questa domanda se la sono posti molti, tutti che anche professori illuminari, tutti hanno detto si può dire entrambi i casi. Beh, io potrei dire anche lo VAR. Il VAR, non hanno neanche guardato. Grandi proteste anche dalla panchina del Padova. Però di solito quando si... Cronaca, per cortesia, cronaca. Pronto di Carmine dagli 11 metri. Non fatemelo dire mille volte, vi chiedo gentilmente. Era obbligatorio. Vai Alberto. C'è Di Carmine che aspetta il fischio del direttore di gara. Su questo tiro dalla bandiera, rigore confermato. Di Carmine contro Zanellati. Ancora non arriva il fischio dell'arbitro. Quindi... Ma è stato concesso dal VAR, Alberto? Pare di sì. Non è neanche andato al VAR. Non l'ha neanche chiesto, vedi. Non l'hanno richiamato. Si sta sbracciando anche Radrizza. L'arbitro. Di Carmine, tiro, gol. Sì, gol, un attimo, ma il VAR non è quando ci sono interventi di questo tipo, il VAR non c'è. Ma l'avrà, gli avrà dato l'ok, vuol dire che l'arbitro non ha voluto andare al VAR. No, probabilmente non serve. Ma non l'hanno chiamato. Il VAR ha ragione, il VAR Ricci. Il VAR l'ha visto e gli ha detto hai fatto bene, non serve che tu venga al VAR. Chiamano al VAR quando c'è il dubbio, ha ragione Ivano. Però sta di fatto che del ragionamento che facevo prima, caro Bisatto, che la vedo un po' lunga, scusami se sono anche presuntuoso. I centrali nostri commettono, Faedo e anche Delicarri commettono spesso di questi errori. Ingenuità. Ma qua è ingenuità. Belli, mano, cioè. No, la mano, il fallo, guarda quando è nato il fallo che è andato la punizione. Il fallo, no? Il fallo è nato al limite dell'area, era al limite dell'area, era pericoloso. È lì che nasce. In quel caso lì non poteva fare altro che non fargli fallo. Ma io su Delicarri sono se d'accordo. Ti scappa l'uomo, ma non doveva marcarlo così. Ho capito, ma siccome scappava anche ai grandi difensori, se lui gli dava 2 metri, non si sapete se sono che Bravo Ivano, se lui non li dà, un giocatore forte non gli dà 2 metri, a lei è inutile stare qui. Ma dai, gli dava a Maldini, gli è andato a Cannavaro 2 metri. Stava troppo attaccato, gli deve da lasciare. Comunque su Delicarri sono d'accordo. Ha sbagliato grande qua, ha sbagliato il difensore. Ho capito che ha sbagliato il difensore. Una domanda volevo fare, ma nessuno si ricorda, perché mi dà la sensazione, non vorrei dire una stupidaggine. La prima partita che ha fatto Faedo, che poi mi sembra che abbia fatto anche il gol, la prima partita che ha fatto con noi, non giocava da braccetto, non ha giocato da braccetto anziché da centrale. Ma io non riesco a capire se è rigore. Ma è rigore? Ma io ho qualche dubbio che sia rigore. Ma certo, se sei un duplego di forte. Dal momento stesso che c'è il VAR, non lo chiami? C'è il calcio d'angolo del Catania, il Padova riesce a respingere, poi Villa... butta lontano il pallone, Padova sulle ali, il Catania sulle ali, l'entusiasmo del pareggio, prova a mettere pressione al Padova che secondo me è troppo passivo, più che passivo. E qui vediamo se c'è il fallo su Radrizza a centrocampo, quindi calcio di punizione per il Padova, 28esimo, 1-1
tra Catania e Padova. Ci siamo seduti sul vantaggio del troppo presto, il vantaggio, ci siamo un po' seduti. Vai Isabel, devi chiamare, te devi arrabbiarti, Isabel. Arrabbiati. Arrabbiati. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco, subito dopo la pubblicità. Dovevi dirlo in spagnolo per me. Calcio in Chiaro è offerto da Enoteca Santa Lucia, Pagin Modular System, Non Solo Sport, Jolly Box, Noleggio Prefabbricati, Pintonello, Carrozzeria Vendita Auto, Costruzioni Barella, Soccarato Industrial Coatings, MAP, Mercato Agroalimentare di Padova, APM, Tornitura e Fresatura a CNC, FRAO, Distribuzione Utensileria delle Migliori Marche, EDG, Enzo De Gasperi. Sempre 1-1, vai Alberto. 34esimo di questo primo tempo, è stato fischiato un fallo in favore del Padova, al limite dell'area di rigore del Padova, quindi può ripartire dalla difesa in questo caso. Fallo subito da Perrotta, che è andato a toccare il pallone, Cianci gli è franato sopra, quindi ha fischiato fallo. Il Padova ora ha battuto sempre palla per la difesa con Dell'Icarri, che apre su Villa sulla sinistra. Vediamo se a centrocampo si presenta qualcuno. C'è Bortolussi spinto alle spalle, fischia l'arbitro, fallo di Castellini, il capitano del Catania. E qui Bortolussi veramente molto molto arretrato per cercare di dare la soluzione di passaggio al compagno, e spinto alle spalle, quindi calcio di punizione per il Padova nella metà campo del Padova. Insomma, se questa è la punta però, mister, che torna indietro così tanto. Diciamo che se il Padova avesse Ferrari, per esempio, di licenza, quindi un giocatore molto alto, molto bravo nel difendere la palla, questi 40 metri il Padova non li perde mai, li guadagna, perché Ferrari lavora molto bene col corpo, quindi gli arriva la palla, difende. Invece gli attaccanti del Padova sono costretti, per caratteristiche, a venire sempre tanto in corsa. Palla lunga per Valente, che va al contrasto uomo contro uomo con Buà, che lo chiude. La palla resta però a Valente, che apre sulla destra. Liguori rientra sul mancino, tiro. Gol del Padova. Fallo. Annullato. Io ho capito che è il telefonino di Vado, però perché Valente ha tirato. Perché Valente ha fatto fallo. Solo che ha lasciato andare fallo di Valente. Arrabbiatissima la panchina del Padova. Valente che era dall'altra parte del campo. Perché gli ha dato lui il pallone, adesso rifallo vedere l'azione. O era fuori gioco? C'era, però era. No, fuori gioco no, perché era. Ora si vede, eccolo qua, guarda. Eccolo qui. Vedi che gli tiene. Vedi che le tira la maglia, guarda. Ma se la tirano insieme, eh? Ah, beh, era fallo, dai. Forse si è strappata anche la maglietta del. In effetti ho detto lo lascia andare, ma era fallo, dai, era fallo. Era fallo. Ma in questo caso no, ha letto il telefonino, gol. Alla Ma chi lo racconti? No, ho detto di sì, è arrivata la notifica. Ho detto, ma notifica l'ho te l'ha detto il telefono. Ma sì, e allora hai fatto sbagliato. Vuoi sapere prima se vuoi fare il cinema o vuoi fare? E anche nel fare il cinema era una premonizione. Ammonito anche Crisetti. Ma il problema è che si stanno innervosendo tantissimo, esatto. Come aveva detto prima il nostro amico Vicentino, aveva detto che togli le notifiche, se no non serve l'entusiasmo. Non le guardo mai. Come aveva detto il mister, quello che sta accadendo in campo è questo, attenzione. Bisatto non vuole la diretta in contemporanea, l'abbiamo, e lui la rovina. Era roba. Ma poi tra l'altro la rovinasse con un senso logico dal gol, ho fatto solo così, ha detto gol mezz'ora prima e dopo dal gol non era nemmeno gol, almeno fai verificare la onestamente notizia. Volevo vedere se era volevo dirti che quando ha fatto il fallo Valente, ho detto non capisco perché non lo capisco. Sì, infatti. Il fallo era evidente. Ti è arrivata la notifica però per dire questa roba. Il fallo era evidente. Si sono tirati. Attenzione, Catania, area di rigore, cross di Buà e colpo di testa di Ciccerelli. In due si strattonano. Entrambi non ha strattonato, ha tirato la maglietta. No, anche quell'altro gli ha tirato. Ha proprio fermato, dai. Sì, diciamo che nel duello. Ma gli ha fatto un fallo di stile. Ha fatto più fallo Valente. Il difensore del Catania, sempre il difendente. Ha guadagnato la posizione, quindi. Se, però,
sediamo, qui si è vista proprio la maglietta, lei che l'ha tirata. Sì, era fallo, dai. Siamo è che l'azione era andata questo, talmente lunga. Fallo da ammonizione questo. Ammonire. Si sta incattivendo la partita, come aveva detto il mister. Sì, esatto. Sì, c'era anche un amico nostro che aveva detto che si incattiviva sta partita, ha ragione. Io non pensavo, ho visto dei lessi. No, l'importante è al di là dell'incattivirsi, che non si innervosisca. Ivano, cioè che si Ivano, perda la bussola Ivano, di là meglio, della Ivano vi racconto un aneddoto. Io credo che Ivano delle volte farebbe molto bene a star zitto e vi spiego il motivo, perché ho motivazione per dirlo. La settimana scorsa viene, c'era un sole fuori pazzesco e lui ha detto beh c'è il sole, non pioverà. Ho detto beh, se ha detto Ivano che non pioverà, fra 5 minuti piove. Ho detto andate fuori, piove. Va, andiamo a casa in automobile, mi chiama, lo sai dove abito io, è venuto fuori là, è giunto giù la grandine. Ho detto ecco l'aveva, hai capito? Ho detto se lui dice che c'è il sole, ovviamente è tutto il contrario, quindi magari fosse va così. Bene, vai Alberto, attacca il Padova ad Arezzo, bello per il taglio di Vara, scocciettino dal limite di Valente, respinto, la palla resta comunque lì, vediamo se il Padova la recupera alta, c'è un fallo in attacco, fischiato a Varas. Che fallo, ecco, stavo dicendo che col VAR in campo gli arbitri si prendono 5-6 secondi in più. È fallo questo, scusate un attimo, è fallo questo, ma è fallo. Sì. Dai, è netto, ma sì, dai, è fallo, ma fallo. Dai, ha fatto la punta, dai. No, l'ha spinto, è chiaro che è spinto, ma io lo giochiamo a briscola invece che giocare a calcio. Vai Alberto, dai. Alberto, non darete, fai la cronaca. Ho fatto anche, erano passati 30 secondi, non 5-6 secondi. Tu fuori, tu fai la cronaca della partita, vai. Catania prova a venire davanti sulla sinistra, c'è Dell'Icari che è uscito in marcatura, bravissimo qui in questo caso, non fa giocare il pallone a Di Carmine, che non è certo un cliente facile. Il Catania comunque guadagna la rimessa, una battuta. Recupera il Padova, vediamo se riescono a giocare i biancoscudati. No, anzi, la palla arriva in avanti, però c'è sicuramente fuori gioco. Se l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Catania, si alza adesso la bandierina. A proposito di qualche secondo in più, qui hanno aspettato la certezza dell'azione, che come proseguisse, poi ha fischiato il fuorigioco, quindi calcio di punizione per il Padova. Siamo al 40esimo, siamo negli ultimi minuti di questo primo tempo, sempre 1-1. Ora il Padova gioca corto e quindi prova a venire in avanti con Crisetti, già per sulla sinistra, Villa supera lì a metà campo, lancio lungo per lo scatto di Bortolussi, troppo palla troppo lunga, facile preda di Albertoni che esce con le mani, ma forse è stato fischiato un fallo in precedenza su Villa, credo che si chiama Albertoni, il portiere del tanto detto, però l'arbitro suona ad Albertosi a prendere le decisioni, da Albertosi è più o meno come Albertosi. Qui c'è Villa che si libera del pallone e subisce fallo da munizione, poco fa è stato ammonito Crisetti per un fallo, lasciamo fare la cronaca per cortesia. È molto lento sto arbitro a prendere le decisioni, questo è un fallo, sì, benissimo, ma arriva dopo che il portiere l'importante è che lo prenda la decisione, in ritardo. Vai Alberto. Calcio di punizione per il Padova, siamo all'altezza della linea di centrocampo, spostati sulla sinistra, batte corto per Rotta, e riceve poi palla da Varas, scambia ora con Dell'Icarri, sulla destra per Belli, lancio lungo sempre in fascia destra per lo scatto di Liguori, e c'è un calcio di punizione e c'è l'ammonizione per Celli. Quindi primo ammonito anche per il Catania. Pensa a te, primo ammonito. Celli per questa sbracciata, diciamo così, su Liguori. Cioè, è dato solo sull'uomo. Ne abbiamo visto di tutti, comunque, di falli, 40 primo minuti, ammonito. 40 minuti, 2 gol, 5 ammoniti. Sì, sì, bella attesa la partita. Bella agonistica. Sì, però se la dice lunga, 4 ammoniti al palo. Vabbè, no, 3 ammoniti. 3 più 1 del Catania. È stato ammonito nell'occasione per Rocca sul rigore. Gli ha dato una smanacciata volontaria. Intenzionale questo, porca miseria. C'è il VAR, quindi questo nel caso il giallo. Potrebbe correggere, come è successo all'andata. All'andata l'arbitro aveva dato il giallo sul fallo. Abbiamo già capito che il VAR c'è solo per bellezza stasera. O solo per il Catania. Perché una roba del genere è calcio di punizione intenzionalmente per il Padova. Siamo sulla tre quarti campo destra, vicino al vertice destro dell'area di rigore, andrà credo proprio gol di Dell'Icarri, dai Liguori, Dell'Icarri di testa, guarda se che sei a notifica che fanno, vediamo Radrezza cross basso. Io non ho la notifica di intuizione mia. Lei è malizioso, io do una mia intuizione, non è vero, non è successo, ha visto. E non ho le notifiche che arrivano ai Valo, fatalità come diceva Pisato. No, io ho solo riportato la cronaca, non ho detto... che poi uno le dà correttamente le notizie. Dai.
Vai Alberto. Radrezza chiama in avanti. Bello. Villa, c'è tanto spazio per lui. Sale Villa, si accentra anche a largo a sinistra Valente, eccolo servito. Valente è un uomo da puntare, vai, puntalo, vai, dai. Doppio passo, si sposta sul destro, va al cross proprio con il piede destro. Nessuno interviene. Crisetti però recupera palla e la gioca subito per Varas. E il Padova ora è sulla destra, cross di Mancino, di Liguori, rimpallato, ancora Liguori la può giocare di nuovo, anche lui è un uomo da puntare, Ciccerelli che non è certo un marcatore, si sposta sul sinistro, cross rivedibile, ancora palla che però rimane lì e la gioca di nuovo il Padova, Crisetic, Varas arretra la drezza per giocare questo pallone, posizione centrale, verticalizzazione doppia, provano l'1-2 al limite Bortolussi e da insistere e Liguori che si è accentrato, il Padova comunque può giocare, infatti qua altro fischio dell'arbitro, calcio di punizione. Però mister, una domanda tecnica, Cattamia. Ma quando andiamo in avanti così, ma non riempiamo poco l'area, perché sì. È vero o no? Sì. Come ha detto una cosa giusta, perché comunque Igor è un palleggiatore, quindi sta lavorando da seconda punta, ma in realtà va dietro a prendere la palla. Liguori molto aperto, Valente molto aperto, quindi in aria c'è poca presenza. Nel momento in cui c'è una palla inattiva e avverti presenza del Padova, sono più pericolosi, sì. Infatti, ho visto questa cosa qua che... No, Crisetti sta facendo una gran partita, Sì. Che ne dicano i buon Bisato. Attenzione, Catania in avanti sulla sinistra. No, ma io non sono contro Crisetti. Limite dell'area, entra in area di rigore. Aiaia! Gol! Gol del Catania, 2-1. Bella azione anche. Oh, non era arrivata neanche la notifica. Grande sopra. Azione, sì, niente da dire. Bella. Gol di sono andati talmente Ciccerelli. Mi fanno da ridere perché non mi arrabbio. Sono andati talmente veloci che prima del telefono. Arriva adesso. Pensa a te, quindi. Ecco. È un bel gol. Gol di Ciccerelli, azione che si sviluppa sulla bene. Sinistra. 1-2 con Zammarini. Ciccerelli la dà a Zammarini. Chissà taglia verso il centro. Palla per Ciccerelli che rientra e bella con il destro la mette sul pallone. Bella azione. Niente chissà che cominciamo a giocare allora adesso. Scuola calcio, hanno insegnato come si gioca a calcio in questa azione. Sì, e poi domani. Cioè, ragazzi, va detto. Ma ci sono di demeriti. E quando dicevo che eravamo fermati a lei. Ci sono una montagna di demeriti. Una montagna Cristiano di demeriti. Vabbè, però qua adesso per esempio, io ripeto, il fatto è che una squadra troppo sbilanciata, ve l'ho detto all'inizio, pensavo che col Catania non fosse così perché il Catania ci fa giocare, ma anche col Catania mostriamo una lacuna. Che però vedi Giorgio, ci fa giocare ma non ma lei sta mangiando tutta la trasmissione, ma non copriamo, cosa mangio? No, le chiedo. Mi mozzi con la lingua per non parlare quando parla lui. No, perché no, che non mi dica. Ti stavo dicendo, ci fa giocare. Sì, no, per traverso, per quello sto dicendo. No. Ci fa giocare. Se c'è brutta figura in diretta, dobbiamo chiamare l'ambulanza e via discorrendo, insomma, capito. Ci fa giocare, però non è che giochiamo tanto, facciamo i lanci lunghi. Vuole un po' d'acqua? No, sto bene così. No, perché abbiamo altro che acqua qui. C'avevo una gomma in bocca che mi serviva per rinfrescare tutto l'apparato. Non l'ho lasciato finire, a parte la battuta, stavi dicendo Ivano. No, stavo dicendo che tu dici il Catania ci fa giocare. Sì, partendo da dietro ci fa giocare, ma poi non facciamo delle belle triangolazioni e arriviamo davanti, perché se tu vedi alla fine, dopo quel gol che è venuto, bello, tutto quello che ti pare a te, non mi sembra che il portiere abbia fatto degli interventi, o sbaglio? Tu che c'hai i circoletti rossi là. Non riusciamo a coprire. I portieri non hanno fatto... Quando salgono loro non riusciamo a coprire. Quindi voglio dire... Quindi l'errore è quello di partenza, quindi sì, sintesi. Ma è stata fatta una triangolazione velocissima, Varas è stato messo in mezzo. Finito ovviamente, primo tempo. Ovviamente lì, all'abitudine di giocare a tre a centrocampo, ha portato sia Crisetis che Varas a fare un movimento... non da due, e quindi hanno preso un'infilata. Però c'è la presenza del Padova in aria, quindi dovevano difendere molto più avanti, soprattutto con il risultato dell'1-1. Non è una partita semplice, lo dicevamo all'inizio, soprattutto se si mette su certe corde. Quindi adesso il Padova dovrà fare il Padova serio. È quello che ti è finito il primo tempo. Adesso allora... probabilmente vedremo un altro Padova. E... quindi, tutto sommato, quando dicevo che forse l'approccio non doveva essere all'arambaggio come abbiamo fatto, ma bisognava tenere e lasciare sfogarli, forse non avevo tutti i torti. Riusciamo a fare un collegamento? Se abbiamo il numero Lorenzo con Stefano Eder, magari che sta scrivendo il pezzo, se ha un attimo di tempo, oppure okay, Alberto, se hai il numero tu in regia, sì. Se non ce l'hanno, Alberto ve lo comunica. Sì. Che chiamiamo Stefano Eder, così sentiamo il suo parere. Pensavi, ma è Catania.
Come? A Catania, no, 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 sta scrivendo in redazione. Sta scrivendo il Padova in redazione, quindi sta scrivendo il pezzo ovviamente sulla partita del... Guarda, veramente mi dispiace, ma devo dire un brutto Padova. Adesso non è facile dirlo, no? Brutto Padova perché perdiamo 2-1, però... Effettivamente dopo il gol ci siamo rilassati, abbiamo vinto sta coppetta e vai col tango. Diciamo che ha perso il Padova una caratteristica che è la sua, di avere la miglior difesa. Nelle ultime 4-5 partite l'ha proprio mangiata questa caratteristica, quindi anche oggi, ne parlavamo settimana scorsa, che il Padova deve stare molto attento. È dovuto a che secondo te? Probabilmente a qualche giocatore un po' fuori forma. Dove però segue tutta la squadra, quindi quando prima parlavate dei centrali non è importante se gioca uno o l'altro, perché se la squadra gira bene possono giocare chiunque. Bisogna essere molto bravi a capire in quel momento qual è che tipo di squadra avrai. Se la squadra non gira bene ci vorrà esperienza. Perché a me non pare che abbiamo giocato malissimo. Ma comunque per me i due laterali nostri, Belli e Villa... Anzi, è proprio quello, cioè tu hai fatto una buona partita, secondo me un buon primo tempo, un gol e ne subiti due, quindi il momento del Padova è questo, troppo fragile a livello difensivo. Sì, però Stefano è del collegato. Ciao Stefano. Allora Stefano, mi senti? Ciao, buonasera a tutti. Allora, che primo tempo Stefano hai visto? Ma ho visto qualcosa che non mi è piaciuto da parte del Padova, ma non mi è piaciuto assolutamente l'arbitraggio, una cosa vergognosa. Perché il gol annullato Liguori grida vendetta. Io vorrei sapere cosa ha visto questo signore nel contatto tra Valente e il difensore. Gli ha tirato la maglia, se li... allora, se la tira una vicenda, ha ragione Stefano. Ho visto a Cagliari un signore che non ha neanche fischiato contro il Cagliari per una trattenuta identica in area e si chiama Doveri. Allora cerchiamo di metterci d'accordo, o le cose si fanno tutte uguali, oppure continuiamo ad avere questi arbitri che rovinano le partite. È un peccato. Perché questo signore oggi sta rovinando la partita. Dopodiché ho visto, e questo va al demerito del Padova, un Padova che ha fatto il gol dopo 3 minuti, si è chiuso come al solito e ha aspettato l'avversario che venisse fuori. Mi sembra questa... cosa che non è da Padova. Però signori, gli episodi devono essere sanzionati quando sono concreti e reali, perché ieri abbiamo visto in Serie A 2 trattenute per la maglia identiche che non sono state fischiate. Oggi vediamo un signore che arriva da Brescia, che è un povero sfigato, perché il poveretto non ha una grandissima carriera come arbitro, che è venuto pervenientemente giù in Sicilia per dimostrare che lui non è condizionato dal fatto di essere del nord, e continua ad arbitrare in maniera vergognosa, perché sta ammonendo in maniera vergognosa. Non vede falli, non vede niente, e comunque ha annullato un gol che grida vendetta, perché questo è il dato di fatto. Sapere cosa ha visto questo signore. Cosa ha visto? Lascia proseguire, e cosa ha visto? Esatto. Ha visto una trattenuta lasciando proseguire l'azione finché non è arrivato il gol. Esatto, no, volevo dire, volevo dirti questo, che lui ha lasciato andare l'azione. È stato richiamato verbalmente, dove quindi probabilmente la decisione l'hanno presa dal VAR, non l'ha presa lui. Sono d'accordo. A quel punto doveva andare lui volendo a vedere e dava giudizio se il fallo era, e non è andato. Non vede niente Cristiano, non vede nulla. Questo qui è uno che evidentemente non lo so che cosa abbia, chi abbia ricevuto, c'è il designatore. Secondo me è disabituato all'utilizzo del VAR. Ma siete proprio sicuri che non era fallo? Siete proprio sicuri che no, no, per me era fallo. Solo che fischiarla 20 secondi dopo. Però, no, io posso dirti invece. Perché ha ragione Stefano. No, quello che dice Stefano ha ragione. Doveva fischiarlo subito, ed è vero. Perché? Però io, visto in diretta, ho detto è fallo, poi vedi che gli tira la maglietta. Poi perché sta non l'ha fischiato fermato, subito? Ma spinti a vicenda. Ma gli tira la maglietta, Giorgio, ma gliela tira anche quell'altro. Esatto. Bravo Stefano. Ragazzi, no, perché l'ho detto solo io Stefano. No, no, a velocità normale, non è intervenuto, cosa ha visto il difensore? Qui, evidentemente non l'ha richiamato, ma già prima ne aveva combinate una in area anche sul rigore. Il braccio di Perrotta è un gomito che sta aderente al corpo, io sto guardandolo adesso, sta aderente al corpo su un tiro, e questo qui vede il fallo, ma io veramente sono allibito.
Sembra quasi tutto già deciso, scusatemi, lo dico vabbè, chiaramente. Però Stefano, però no, perdiamo cioè la Coppa Italia, però vinciamo i playoff, ma sembra già tutto deciso. No, però tutto Stefano, al di là di tutto, bambini che entrano con i loro accompagnatori, però, Stefano, anche se, anche se Catania perde, comunque il Catania va a seconda posizione, anche se perde la Coppa Italia, voglio dire, se, perché il Padova gli permette questo. Sì, ma cioè, non interessa cioè, niente a me, interessa. No, voglio dire, al Catania, indipendentemente che vinca o che perda, comunque riesce, a meno che non, sia, non vada nei play-out, non cambia nulla. No, ma ti domando, al di là di questo, Stefano, che puoi avere ragione, non è che dietro un attimino noi balliamo anche un po', cioè noi dietro dobbiamo preparare una squadra. Non è che balliamo, noi scontiamo il fatto di giocare anche oggi col 4-2-3-1 di non avere la copertura necessaria per la difesa. Devo dirti che a me Krizetić oggi non dispiace, ma non dispiace neanche Radrezza, ma se tu devi infatti giocare tutti e due devi avere gente che corre e Varas non può spolmonarsi e andare avanti e indietro da solo. Certo, vero. Perché poi comunque la difesa a 4 dietro balla perché non è coperta adeguatamente e loro dopo il gol hanno col 3-5-2 che hanno aumentato la pressione offensiva, ma io comunque sono trasecolato perché non è garantita, non è garantita, cioè, qui c'è un designatore che è presente lì, questo signor Ciampi, che fa danni da anni in Serie C e via dicendo. Io vorrei sapere qual è il genio come che lo ha ispirato per designare questo Nicolini, che è uno sfigato di arbitro, perché la sua carriera lo dice chiaramente. Quando ho visto la designazione ho detto: ma come si fa a designare uno del genere per una finale? Dovrebbe andare il migliore per una finale di Coppa Italia della Serie C, invece non c'è nessuno degli arbitri più accreditati che è stato scelto per questa finale di ritorno. Allora, se dobbiamo accontentare Tizio, Caio o Sempronio, io continuo a dire che il mondo arbitrale deve essere messo sotto accusa una volta per tutte per tutto quello che sta uscendo di sporco, di negativo, perché voglio dire, ci sono i rimborsi che le Iene stasera hanno mandato un nuovo scoop, hanno creato un nuovo scoop facendo vedere che ci sono rimborsi gonfiati nelle categorie arbitrali. Ma cosa stai guardando tu stasera? Ma Stefano, Stefano, scusami, cosa stai guardando? La Juve, il Padova, le Iene? Chi guardi? No, sto guardando il Padova, devo scrivere. Siccome hai detto che hai visto le Iene... è annunciato su tutti i siti, Giorgio. No, ma, no, sì, ma tutti ho detto, i ma... siti di oggi danno la notizia che stasera le Iene hanno questo servizio. Non ero informato, però volevo dirti, sei riuscito a vedere entrambi, sei stato bravo, era un complimento. No, io non ho visto entrambi, ho letto quello che hanno detto le Iene. Ah, ok. E ci sono i rimborsi gonfiati tra gli arbitri. Uno scandalo che deve uscire anche questo una volta per tutte. Cioè, cominciamo a dire le cose come stanno invece di continuare a difendere questa categoria di protetti e di arrivati non si sa come a certi livelli. Finalmente qualcuno dentro l'AIA parla, ed è stato a Battista che ha detto che addirittura ha parlato di... stupro della categoria arbitrale. A Battista, che fino all'anno scorso arbitrava in Serie B e che poi hanno messo al VAR e che poi a un certo punto si è dimesso. Adesso escono le Iene con il secondo servizio sui rimborsi sconfiati dopo che... Cioè, c'è tutta una serie di cose che non quadrano, perché io questa sera, dopo il gol del Padova, ho capito chiaramente, al di là dei demeriti dei biancoscudati, ho capito chiaramente che la partita la svoltava. Però Stefano, scusami Stefano, io capisco che eri già preparato, no, dopo lo scudo. Mi devi dire se secondo te il rigore è netto? No, io ho avuto il dubbio, tutti mi hanno detto qui in studio che era netto, sul fallo, su Valente per me era fallo, per te no, per sì. Me era fallo. Sul rigore ho avuto dei dubbi anch'io, però il concetto è questo, la Coppa non è persa, perché così andiamo nei supplementari. Ma no, non è che non è persa. E allora c'è il secondo tempo, allora ascoltami, per recuperare questo gol, al di là degli arbitri, cosa bisogna fare secondo te? Ma bisogna giocare come siamo partiti inizialmente, però secondo me cercando di proteggere di più il centrocampo, cioè di spessire di più il centrocampo. Loro giocano con 5 centrocampisti e 2 punte, che sono Cianci e Di Carmine.
noi giochiamo con un 2-3-1, noi giochiamo con Valente e Radrezza in avanti, trequartisti insieme a Liquori, e dietro mettiamo Varas e Crisetti, che mi devi dire chi corre, perché per coprire sia Radrezza che Crisetti che ci vuole, sono d'accordo, sono d'accordo. Secondo te, Cristiano, cosa bisognerebbe fare con Stefano? Cambiare qualcuno? No, allora chi cambieresti, Stefano? Chi cambieresti? Un centrocampista in più, togliendo magari uno dei due. Capisco che non è facile, anche se non stanno giocando male nessuno dei due. E poi difensivamente parlando, certo ci sono delle lacune, però aveva cominciato dopo il gol fatto di Bortolussi, aveva sbagliato in maniera clamorosa davanti a Zanellati, per fortuna loro non ne avevano approfittato. Bellicari sulla punizione da cui è scaturito il rigore ha commesso un'ingenuità clamorosa. Quindi da questo punto di vista Belli si è fatto ammonire. L'unico che mi piace dietro è Villa, perché non sta giocando male. Tu nei Varo Veneto non giocava bene. Ovviamente hai dato corda ad una squadra che era morta, uscisa dopo 3 minuti 1-0 sotto, e perso 2-1 all'andata. Avresti dovuto insistere a approfittarne, invece ho visto i soliti difetti del Padova. Certo. Cristiano, sei d'accordo con Stefano? Toglieresti, a cercare di gestire il risultato non riuscendo. Stefano dice deve giocare in un altro modo. Certo. Stefano dice togliere il centrocampista o Radrezza o Krišetić per mettere uno che corre di più. Cioè, no, sto chiedendo a Cristiano se è d'accordo col tuo pensiero di togliere o Krišetić o Radrezza e mettere un Adesso è un'altra partita, adesso inizi 0-0 e ci sono 45 minuti dove nessuno delle due squadre deve subire gol. E quindi adesso è totalmente un'altra partita, anche il pensare di togliere la Radrezza per mettere un attaccante, tu pensi per far gol, ma in realtà devi pensare che non devi prenderlo perché può andare ancora supplementare. No, lui dice quindi, per mettere un centrocampista. Sì, certo, ma potrebbe mettere anche un difensore in più, togliendo appunto un esterno, quindi mettersi a tre. Perché adesso inizia veramente un'altra partita, un'altra lettura. Io credo che nell'ultimo periodo del Padova sia molto, molto, ragione Stefano, fragile dietro, e quindi indipendentemente se gioca a 3 o gioca a 2, dietro comunque gli errori sono un po' troppi per una squadra che invece nel giro di andata aveva fatto molto bene, una difesa fortissima, imbattuta. Sta denotando un po' di poca solidità, e questo secondo me preoccupa l'allenatore. D'accordo, domande a Stefano che poi lasciamo al lavoro. Una domanda a Stefano, hai detto più volte che come al solito il Padova magari fa il gol e poi non riesce a difendersi bene, ma allora, visto che sta diventando una caratteristica di questo Padova, o forse lo è già, che l'allenatore è sempre esente da responsabilità o forse qualche responsabilità ce l'ha? Perché io non avrei affrontato a viso aperto, come ha voluto lui all'inizio, il Catania. In questo caso avrei aspettato il Catania, lo avrei lasciato sfogare un po' per cercare eventualmente una ripartenza. Invece abbiamo segnato subito, l'abbiamo affrontato a viso aperto e adesso stiamo subendo in maniera pesante l'avversario. Cosa ne pensi? Penso che non sono assolutamente d'accordo, perché sull'1-0 partiti tutto spiano, il Padova è andato in vantaggio e si è messo proprio, come hai detto tu, ad aspettare il Catania. Il risultato pratico è che aspettando il Catania, gli ha fatto 2 gol. Quindi da questo punto di vista io avrei continuato a giocare come aveva giocato all'inizio, nei primi minuti, cioè aggredendo. Adesso mi pare, è partito il secondo tempo, mi pare che forse giochi a 3 dietro, perché vedo i tre difensori schierati larghi. Quindi vediamo se aumenta uno di un'unità, magari alzando Villa, il centrocampo. Però tecnicamente il Padova è più forte del Catania, lo si vede nettamente, forse anche con una migliore organizzazione. Anche sugli episodi è mancato clamorosamente. Solito. Io ho visto però che sul piano del tecnico, il Padova secondo me è più forte. Quindi l'allenatore ha o no qualche responsabilità o è sempre colpa dei giocatori, Stefano? Perché se è diventata una caratteristica del Padova, chi è che gli ha dato questa caratteristica? Se la sono autodata o è forse l'allenatore che dovrebbe, visto che non ha le idee chiarissime evidentemente? Ancora, questa storia dell'allenatore. Ma ti chiedo, perché se stasera perdi anche la Coppa Italia, significherebbe il secondo obiettivo perso. Come si fa a ragionare in questi termini? Chiedo. Perché a questo punto non giriamo i gol. Però deve arretrare al limite dell'area, ancora Liguori, ha perso l'abbrivio dell'azione il Padova,
ancora al limite valente. Liguori ha fatto gol, e anche un gran gol che gli è stato tolto, non si sa per quale ragione. Sì, sì, beh, su quello sull'arbitraggio siamo gol, assolutamente d'accordo. Non c'entra niente il discorso. Cioè, io non questa equazione secondo la quale tutto quello che fa di male il Padova è colpa di Torrente, proprio non mi trovo assolutamente d'accordo con te. Va bene? Poi tu la puoi pensare in un certo modo, io la penso in un'altra, però finiscila per quanto mi riguarda di continuare a pensare che l'equazione giochiamo male, sia dipende o giochiamo male o arretriamo, dipenda dall'allenatore, perché l'allenatore decide se Perrotta deve colpire la palla di mano oppure meno, o se Delicari deve fare fallo. Cioè, dove sta scritto? Sono i giocatori che vanno in campo. Perrotta è una scelta. Per quanto mi riguarda, stasera è infelice, perché è uno dei più incerti. Allora sarà incolpevole per tutta la vita, allenatore. Stefano, ciao. Al di là degli errori arbitrali, che sono d'accordo con te, però noi, porco cane, manchiamo sempre, quando è ora non ci siamo mai, nelle partite che contano facciamo 2-3. Sì, ma non l'abbiamo persa, ragazzi. No, ma voglio dirti, il primo tempo, sono d'accordo con te, bisognava sfruttare dopo il primo gol e fare subito il secondo, invece come solito è colpa dei giocatori. È evidentemente colpa dei giocatori, colpa loro. Perché è un grande genio Zeoli che ha indovinato che cosa ha indovinato? Che gli ha fatto due gol perché a un certo punto hanno fatto uno scambio 1-2, il secondo è ridicolo, ci sono i giocatori che guardano Cicciarelli che entra in area e fa quello che vuole. Di chi è la colpa? Dell'allenatore se Cicciarelli fa quello che vuole? O di chi deve andarlo a marcare? Cerchiamo anche di essere obiettivi, visto che in questo caso, ma tanto si ragiona così, ormai in Italia è questo, cioè quando le cose vanno bene l'allenatore va esaltato, quando le cose vanno male l'allenatore va crocifisso. Da sempre. Io su questo refrain non sono come l'arbitro d'accordo. Non mi trovate d'accordo neanche un po'. Va bene Stefano, bene. Ti lasciamo lavoro, che insomma ci sentiamo al termine della partita, sperando che poi il tempo per recuperare ovviamente, ciao, questa partita c'è. Vai Alberto. Siamo al terzo minuto di questo secondo tempo, lancio lungo del Padova, il Padova prova a fare più la partita qui, l'arbitro non fischia, vediamo mamma se mia, parte il Catania, attenzione però... Riesce Dell'Icarri ad uscire palla al piede su questo tentativo del Catania, e poi c'è lo stesso Dell'Icarri che subisce fallo in mezzo al campo, già battuta per Radrezza, vediamo, in questo caso anzi era per Rotta. Questa era la munizione ad esempio, che ha subito fallo in mezzo al campo. Certo, almeno col Padova questo ha dato... Il Padova però ha già perso la palla e prova a salire il Catania. Secondo voi, Alberto, prendi la linea ovviamente se qualcosa... Io sono uno che difende l'allenatore perché sono convinto anch'io nel ragionamento di Stefano Ede, però sono convinto che qualche errore lo faccia anche lui. Cioè, abbiamo detto un po' tutti all'inizio che la squadra era tanto sbilanciata in avanti e i primi 10 minuti ci è andata di lusso, abbiamo fatto anche l'1-0, però poi nella ripartenza loro si vedeva che eravamo un po' in difficoltà. Se ci mettiamo anche qualche errore individuale viene fuori quello che è venuto fuori. No, il Padova, oltre a partire bene con la formazione che ha reso poi il risultato facile, non tanto facile ma facile a Leoganeo, è andato in vantaggio. Non ha nessun senso fermarsi davanti all'area, non ha nessun senso mettere i famosi pullman che diciamo sempre, perché quello era il momento che tu l'avevi già fatto gol e dovevi ammazzare la partita. E probabilmente se l'allenatore avverte o non interviene, se la squadra si arretra di 30 metri, ne è anche lui ovviamente consapevole e anche lui ne ha le colpa come giocatori, altrimenti, come dicevamo settimana scorsa, il linguaggio del corpo dell'allenatore, il richiamo deve essere veemente di continuiamo ad andare avanti, se questo non avviene vuol dire che anche lui concede di arretrare di 20 metri e purtroppo spesso, non avendo adesso la fase difensiva attiva come lo era in giornata andata, puoi subire come è successo. Certo. Isabel, che pronostico hai fatto tu? 2-1, purtroppo per fatto il contrario. Sì. Va bene, prego Isabel. Rimanete con noi subito dopo la pubblicità. A tra poco. Calcio in chiaro è offerto da Enoteca Santa Lucia, Pagin Modular System, non solo sport.
Jolly Box, noleggio prefabbricati, Pintonello, carrozzeria vendita auto, costruzioni Barella, Soccarato Industrial Coatings, MAP, mercato agroalimentare di Padova, APM, tornitura e fresatura a CNC, FRAO, distribuzione utensileria delle migliori marche, EDG, Enzo De Gasperi. Allora, sempre 1-1, il 2-1 scusate per il Catania. Il meglio l'avete dato durante la pubblicità, eh? Ciao, allora, il concetto di che l'arbitro, un po' mi diceva Alberto, che anche i commentatori lo stanno accusando. Io il fallo di Valente per me l'ho fatto, che ne dico al manco, visto in diretta in televisione il fallo c'era. Dopo sulla munizione probabilmente è esagerato, però il rigore qualche dubbio avevo. Sul rigore qualche dubbio ce l'avevo, però il Padova ha dimostrato di dietro soprattutto e forse moderatamente, anzi senza forse, sta meritando di perdere il Padova in mezzo, di dare molto spazio a Catania, insomma di farli giocare in tutta tranquillità o no, Cristiano? Sì, effettivamente è proprio il rischio che non ci doveva essere in questa partita, ma secondo te è colpa dell'allenatore, come dice lei anche durante la pubblicità, ma secondo me quando la squadra ha retta di 40 metri, di 30 metri dopo che va in vantaggio, ovviamente l'input dell'allenatore diventa fondamentale. Probabilmente l'allenatore pensa che così si difendano meglio e quindi sono Alberto, stati questi fai il crono, Alberto, qui c'è stato un colpo di testa di Bortolussi, spizzata, che è uscito di poco a lato su cross dalla sinistra di Valente, bella sovrapposizione di Villa, gli porta via l'uomo, Valente rientra, bella, cross all'altezza del centro dell'area di rigore, spizza Bortolussi che intendeva metterla sul palo lontano, la palla però è uscita, ma Padova insomma in questo secondo tempo sta provando a giocare di più, almeno questo. Prova a ragionare come pensano i giocatori del Catania. I giocatori del Catania vanno in campo dicendo io devo fare per forza gol, altrimenti non vinco, poi subisce un gol e dentro la testa io devo farne due, quindi diventa una montagna più alta, io in quel momento devo aggredire, se invece devi azzannare la preda davanti alla porta, probabilmente ho dato la sensazione di essere un po' con la puzza sotto il naso, un po' superficiale su certe cose. La maggior ragione per come avevi impostato la squadra, perché l'avevi fatta offensiva e poi torni indietro. Ma chi è che dà l'input là? Cioè chi è che dice ai giocatori, e anche se fossero i giocatori, che mentalmente non si capisce perché i nostri diventano immediatamente timidi? Ci sarà qualcuno preposto a dover dire oh ragazzi, ma perché state arretrando in questa maniera qua? Avanti tutti! Cioè voglio dire, questo sono io che devo farlo, chi è che lo fa? Perché sennò diventa veramente surreale. La fischiata è anche ammonito. Credo surreale che sia sempre colpa dei giocatori. Castellini. Sempre colpa dei giocatori. Quando guardiamo in cronaca. Qui c'è stato un cross di Belli dalla destra verso Bortolussi, palla totalmente sbagliata, va allo stop al limite dell'area Castellini, che è la stoppa però con il braccio largo, la stoppa col braccio, fa petto e poi braccio. E l'arbitro fischia il calcio di punizione per il Padova e ammonisce il capitano del Catania. Quindi due centrali ammoniti per il Catania, Celli e Castellini. E se lo merita, perché un difensore non deve mai far battere la palla davanti, deve sempre attaccarla e prenderla al volo e buttarla dove va. Invece se la fai balzare non sei un difensore. Certo che stanno dal reparto più forte che aveva il Padova, quello difensivo, adesso ogni partita due gol. Questo è quello che si denota. Questo è quello che si denota, esatto. Poi i gol possono venire anche dal fatto che la palla ce l'hanno sempre gli altri e ti attaccano spesso, quindi prima o poi un infortunio. Possono dipendere da tante cose, però effettivamente è così. Siamo al 15° di questo secondo tempo. Vediamo calcio di punizione per il Padova. Vediamo chi andrà a battere. Siamo in posizione centrale, sotto circa 20 metri, 25 metri. C'è Liguori, Liguori. Ci sono due mancini che sono Radrezza e Liguori. Un bel piede. E forse il destro di Valente? Chiama più sinistro. È il coccodrillo, c'è anche il coccodrillo, esatto. C'è un giocatore disteso dietro la barriera. Anche prima che il gol. C'è il coccodrillo. Io vorrei sapere chi è il genio che ha inventato sta roba qua per dargli un premio. Perché dopo tre giocatori sul punto di battuta, vediamo. C'è Radrezza e Liguori. Parte Liguori con il sinistro, palla deviata. Angolo, dai. E calcio d'angolo per il Padova. Ma non serve poi che mettersi le mani sui capelli, andate in calcio d'angolo e battere il calcio d'angolo. Veloce. Questi giocatori che si mettono le mani sui capelli perché sono stati sfortunati. Si va, si lotta, bisogna andare avanti sempre. A me non piace, noi abbiamo qui in Italia un modo di interpretare le cose, siamo sempre vittime. Ma adesso però, perché una volta non era così. Sì, forse adesso, sì, adesso una volta non era così, era molto meno sicuramente. Vai Alberto. Angolo dalla destra, va a battere la Radrezza con il mancino, quindi traiettoria a rientrare. Vediamo
capitano del Padova, padovano, che parte con il mancino, palla centro-area, c'è il tocco di testa di Dellicarri che non riesce però a guardare il Bayon che verso la porta e non riesce quindi a centrare la porta, la tocca sì di testa Dellicarri, ma la palla si perde sul fondo praticamente dalla parte opposta, è riuscito solo a spizzarla appena e non quindi, dare forza verso quindi lo specchio della porta. Erano tutti lì che guardavano Dellicarri invece di occuparsi di un eventuale pallone che schizza, magari ti arriva e hai l'opportunità di essere, no, tutti a guardare che è bravo Dellicarri, me l'ha presa bene, gli era tolto dalla traiettoria, dai, non sta adesso su ogni roba, cioè, qui era imprendibile, una volta che l'ha toccata lui è andata, cioè, imprendibile, per tutti. La palla è già giocata dal Catania in mezzo al campo, provano il cambio gioco sulla sinistra per Ciccerelli, in due su di lui ci sono sia Liguori che lo va a disturbare, vediamo Ciccerelli che però troppa facilità va sul fondo, Belli lo contrasta, la rimessa è del Padova, la rimessa è del Padova, l'ultimo a toccare è stato proprio Ciccerelli, Liguori va a dare il pallone all'indietro a Belli che andrà alla rimessa con le mani, asciuga il pallone sulla maglietta Belli, vediamo il rilancio, c'è il colpo di testa di Bortolussi che prova a servire un compagno, la palla ancora giocata in avanti da Varas, non trova però nessuno, anche perché Bortolussi era rientrato per ricevere dalla rimessa laterale, quindi palla subito ad Albertoni che va a rilancio lunghissimo, stop di petto di Dellicarri, tocca poi sulla destra per Liguori che guadagna la rimessa laterale, è stato il massimo che poteva fare qui Liguori, era anche caduto a terra, è riuscito a far carambolare il pallone su Ciccerelli, l'autore del 2-1 del Catania, quindi rimessa laterale proprio davanti alla panchina di Zeoli, anzi tra le due panchine all'altezza del centrocampo, palla giocata in avanti su Liguori anticipato, poi Bortolussi prova a riservire Liguori, la difesa del Catania riesce a respingere però poi faticano a mettere giù il pallone, arriva Varas che lo tocca all'indietro su Perrotta, ancora indietro su Zanellati, c'è Dellicarri aperto sulla destra, eccolo servito subito però aggredito, Dellicarri tocca su Belli che con una finta di corpo evita l'intervento di un avversario, va rilancio in avanti su Valente, buona l'idea, non bellissimo il passaggio, respinge la difesa. Non c'è un gol, poi l'ultimo quarto d'ora vedremo anche palle, esatto, per i tempi supplementari. Esatto. Cioè, non finirà in 22 comunque. Esatto. Non finirà in 22? No. Per il nervosismo che c'è in campo? Secondo me, matematico, gli ammoniti che ha fatto all'inizio. Dopo questa finiamo in 23. Finiamo in 24, vediamo. Cioè, in 24. Va bene. Che cosa faresti a lei adesso? Cosa diresti all'allenatore di fare? Cioè, vale, non lo so. Comunque, gli è garantito 28 anni di contratto qua a Padova, 28 anni di contratto, perché se è sempre colpa dei giocatori lui non ha mai nessuna responsabilità secondo il parere di Stefano e di altri, allora c'è una certezza che lui resterà a Padova a vita perché è bravissimo, è colpa degli altri, è mai colpa sua, quindi ma guarda che il parere a me preoccupa, l'ho detto lunga. Sì, dai, però ho visto due cambi pronti del Padova, mi pare di aver visto Dezzi che rientra da un infortunio, si era fatto male a Gorgonzola, e Faedo di sicuro, ho visto i capelli, quindi poteva essere o Dezzi o Faedo, no, Faedo sembrava, no, Faedo si sta ancora scaldando se non sbaglio, è quello lì, sì. No, pronto, ecco, vediamo il cambio, Palombi. È Faedo. Palombi e Faedo, vediamo chi esce, Valente, anche lui forse non ha i 90 minuti nelle gambe, anche lui viene da un infortunio, ha fatto qualche spezzone di partita, i primi 20 ultime, molto bene, poi si è eclissato, sì. Poi si è un po' perso, sì, ma lì anche forse troppo solo, non aveva... quindi Palombi, e esce Belli ed entra Faedo, secondo me anche Crisi ti esce, quindi prendiamo nota del cambio, Belli. Belli. Ok. Lo mette col braccino, allora. Beh, hanno dato tanto, quindi. Lo fa giocare sulla, no, qui c'è da vedere se cambia modulo, perché tecnicamente bisogna vedere chi mette a destra, a meno che non giochi però con Perrotta, Dellicarri e Belli e Faedo in questo caso, tre centrali per il momento, e Alfa Villa. Per il momento non ha cambiato nulla. Si mette a 13 Berto. Vediamo se magari va a fare il terzino Faedo al posto di Belli, insomma in posizione più larga sulla destra. Per il momento non ha cambiato nulla, però siamo nel cuore della partita. Esatto. Siamo nel quale momento determinato. Come dici adesso, sempre, partita nella partita, ci sono i momenti. Adesso siamo nella partita, sì.
vediamo cosa cambia. Beh, a livello di cambio, del cambio di Valente con Palombi non cambia nulla, anzi no. Forse però è più attaccante Palombi, diciamo che si sta preparando a mio avviso poi a mettere Palombi davanti in coppia a due, quindi mettendo magari un 3-5-2 nei minuti finali e quindi deve fare i cambi e dopo quando dovrà modificare qualcosa. C'è un'altra partita, poi no. Ci sono supplementari, esatto, per il momento non ha modificato, se rimane così il risultato. Sì, quindi Chirico, no, Alex, ecco Chirico che entra in campo. Ma che fianchi, Mimi. Sì. Vabbè, ma Chirico ha un piede, gli basta fare la punizione giusta, non gli serve tanto ormai. Esatto, quando uno entra a mezz'ora alla fine ci può stare. Vai Alberto. Qui c'è la rimessa laterale per il Catania. Lancio lungo dalla difesa, c'è Crisetti di testa, rimanda il pallone verso l'area di rigore. Poi Varas, la palla non riescono a metterla giù né Catania né Padova. Poi sbraccia un po' Radrezza e l'arbitro ovviamente fischia. Calcio di punizione per il Catania nella metà campo dei siciliani. E Radrezza qui è un po' perplesso, dice che è andato di spalla e sta qui ancora parlottando con l'arbitro, evidentemente non è d'accordo. Visto, ha fatto un gesto plateale davanti all'arbitro, l'arbitro è stato bravo, ha chiuso l'occhio, fa finta di niente. Questo sono il mestiere che gli arbitri devono avere, perché questo gesto in altre partite ti butta fuori perché non lo devi mai fare. Ma quindi, sei uno degli ultimi arbitri a dire probabilmente dentro avverte che c'è questo, quindi ho sentito dire che sei uno degli ultimi. Adesso c'è la rimessa sempre laterale per il Catania, ma in zona insomma offensiva, siamo sulla tre quarti campo, sulla sinistra c'è Celli con il pallone tra le mani, cerca qualche compagno, ancora non ha rimesso in gioco il pallone, ancora non rimette in gioco la sfera, ce la fa poi di testa, riesce ad allontanare il Padova, vediamo se Biancoscudati riescono a giocare questo pallone, no, lo fa il Catania che però la ributta un po' alla cieca, Varas la recupera, prova a giocarla. Apre sulla sinistra su Villa, anzi si è Villa, e però qui incespica sul pallone Palombi, l'aveva ricevuto da Villa e si perde questa azione piuttosto goffa qui. E il duetto Villa-Palombi è incespicato sul pallone, non è nemmeno uscito, praticamente l'ha passato a un avversario, quindi può ripartire il Catania, sempre sulla zona sinistra del Padova, destra del Catania, ma cambiano gioco. Cicerelli sulla sinistra stoppa, gioca all'indietro su Zammarini, ancora pressato da Varas, deve tornare indietro Zammarini, provano a verticalizzare al limite dell'area, Cianci troppa riesce libertà ad aprire sulla sinistra ancora per troppa Cicerelli, libertà, rientra sul destro prova il tiro, respinto, qui c'è anche da stare attenti alle respinte. Ha ragione Cristiano, c'è troppa libertà, è vero, gli facciamo giocare troppo Cristiano. Noi famo risuscitare pure i morti. Sì, giusto, perché troppa libertà, perché poi sanno dove portare la palla il Catania e quindi esatto. Ovviamente il Padova non deve concedere questo, però manca al Padova stanno mancando le corse degli esterni bassi, cioè devono lavorare più di catena, quindi il terzino che va in sovrapposizione a Liguori, a Palombi non c'è mai stato durante tutta la partita, e quindi è anche difficile per i giocatori andare a fare occasioni gol, non gol, proprio le occasioni da creare, quindi bisogna vivere di altro, bisogna vivere di palline attive, bisogna vivere di calci d'angolo, bisogna vivere di prendere punizioni, che se non andiamo avanti come li prendiamo? Anche oggi, come nei playoff, no, però. Anche oggi, come qui nei playoff. Varas ha fatto un passaggio a centrocampo, un metro all'altro per Radrezza, gliel'ha appoggiata e praticamente ha servito. Quando vi dicevo sempre che Varas, sulle gambe. Quando vi dicevo che Varas è stato determinante nel girone andata o con Radrezza o se c'era crisi di Varas e Fusi, e poi nel girone torna a calato, e vi dicevo, Varas è un giocatore che a 30 anni va alla Pergolettese, se fosse un giocatore che avesse avuto la continuità dell'inizio campionato avrebbe giocato sempre in Serie B o in A, invece è andato alla Pergolettese perché nemmeno in C regge 40 partite di campionato. E allora perché lo fai giocare? E perché lo facciamo giocare anche stavolta? Perché all'altro e Fusi sono i due che sono stati determinanti per il campionato gambe, positivo del Padova, e sono sulle gambe. Qua si sperava in Bianchi e Bianchi non ha reso quello che doveva rendere. Il vero problema nostro non è Radrezza che vi continua chi non corre quelli per coprire, perché loro due non corrono, devono correre degli altri, e a parte il fatto che io vorrei sempre che corressero tutti, detto questo mi inciso, io specialmente in Serie D vorrei avere un giocatore che abbia meno qualità che corra, perché se corri arrivi prima degli altri, se non corri arrivi sempre dopo. Stasera, come succederà nei playoff, ci sono a disposizione due risultati utili per il Padova, no? Per passare il turno. Il pareggio e eventualmente la vittoria. Anche qui per la cosa, solo il primo turno. Esatto. Nel secondo poi nel primo turno. Stasera
con due Padova risultati. Sta dimostrando che con due risultati utili non ne hai preso nessuno ma fino perché adesso. Perché non vuole vantaggi, non vuole vantaggi. Quando io mi pongo l'interrogativo, quando io mi pongo qualche dubbio sul fatto che questo allenatore sia in grado di gestire le partite importanti, quando abbiamo troppe attenzione, fallo di rigore Varas di testa la tocca per Bortolussi, chiedono un fallo credo di mano, i giocatori del Padova si sono sbracciati tutti nei confronti dell'arbitro per questo colpo di testa di Varas, c'è stata una palla messa in mezzo dalla Drezza. Ma come fai tu, sei uno solo al centro, non occupiamo l'area, non andiamo dentro l'area, come se fa, come puoi segnare, come mai. Veramente, ecco, su punizione, su calcio d'angolo. Ecco, adesso il capitano deve andare lì, se c'era l'episodio di rigore, ecco, andare, ecco qui. Esatto, di andare a vedere il VAR. E io lo stavo dicendo, almeno vai a, cioè, almeno controllare. Però pochi anche i replay, devo dire, vabbè, adesso questo sì, non lo fanno rivedere, scusate, la regia non fa vedere. Hanno fatto un replay sul niente, non la vostra, di fare l'azione, non la vostra regia ovviamente, ma la regia nazionale qui non ci fa rivedere il probabile rigore del Padova. Il gioco è già ripreso. E la dice lunga questa cosa qua, capito? E anche il regista ce l'ha col Padova adesso. Anche il regista ce l'ha col Padova. C'erano tutti con noi a lei. Non lo so. Ma se non è colpa dell'allenatore, sarà la colpa di qualcun altro, no? Sì, sarà colpa della regia, sarà sicuramente colpa dell'erba che non è deve essere colpa di qualcuno, deve essere colpa di qualcuno. Però Giorgio, i giocatori del Padova più di qualcuno hanno protestato, quindi qualcosa può essere successo. Il giocatore è stato una leggera. Non c'è neanche possibilità di rivederla. Hanno reclamato, dopodiché avrà parlato, avrà detto per me la VAR ha detto a il VAR di non farlo. Grande Ivano, che bella. Prova a salire il Padova sulla sinistra, Villa anticipato in calcio d'angolo. Ecco la prima giocata di catena, quindi Villa che va sulla posizione, palla al centrocampista. Che c'è la cronaca, sai chi è questo? Perché tu tanto parti, vai sempre a finire con l'allenatore. Dai. Quindi calcio d'angolo per il Padova, abbiamo superato la metà di questo. Però si vede, secondo te, dico voi, che Bisato non ha il supporto di Schiavone. Ma gli manca un pilastro fondamentale. È vero, non ho il contraltare. No. Manca un pilastro. Radrezza va sul punto di battuta, calcio d'angolo battuto dalla sinistra. E io avevo detto 2-2 comunque, quindi io sono ancora in gioco per il risultato. No, adesso c'è il gol. C'è il gol del Padova. Radrezza, calcio d'angolo dell'Icardi. E c'è il tocco di Perrotta, no, di Liguori, esulta Liguori, vediamo adesso. A meno che non l'abbia toccata Perrotta dopo Perrotta, cioè, gol di Perrotta. No, vediamo. Lo dico io, gol di Perrotta, ve lo dico io. Gol di Perrotta. Perché è arrivata la notifica. No, guardate, io non ho nessuna. Il 2. No, allora, secondo me. No, il 3. Dellicarri e Perrotta sono stati in tutti e due a contrasto, credo Perrotta. Ha preso Perrotta di testa. Aspetta un attimo. Perrotta 2-2 a meno che non annullino anche questa. Adesso cominciamo a dire di nuovo che la regia non fa il gol. No, abbiamo detto solo una cosa corretta, prima lui e poi io, che segniamo su calci piazzati, su calcio d'angolo, cosa no non potevamo segnare, ci voleva una palla inattiva. Basta, e beh, la verità. Perché eravamo di più ad occupare l'area. Però chi aveva pronosticato il 2-2? Io, Alberto. No, l'avevo appena detto. Ero ancora in gioco per beccare il risultato. Io l'ho detto. Potessi guardare io ho detto con la notifica. No, non ho la notifica. Io ho il telefonino chiuso. No. Mi è dato il mago indovino adesso. No. Se mi lasciate parlare, io vi dico la verità, non come Ivano che racconta un casino di balle. Io vi dico la verità. Me l'ha detto Isabel. E allora brava Isabel che ha letto la notizia. Isabel ha letto, mi ha detto Giorgio gol di Perotta, me l'ha detto lei. Isabel continua così. L'unica certezza è Isabel. Esatto. Lei può. Non sono. Cioè lei ha letto la notifica e te l'ha detta a te. Ha letto la notifica, sì, però. Certo. E quindi che figura hai fatto? Vai. Del ripetente. L'ho detto. Tutto merito di Isabel.
cioè io non sono come te, come te che hai detto io non ho letto nulla. Dai che fermo il terzo e mandiamo a casa lei. Tu hai detto subito io non ho letto nulla. Non ho letto nulla, l'ho detto per la io ho detto che perché, come sono, perché ho sbagliato. Il telefonino mio è chiuso, quindi non adesso ho detto, vabbè. Adesso cosa mi dite dell'allenatore? È uguale, dai, è un'agonia, un'agonia, dai. Ma come un'agonia? Ma è un'agonia, ma non si può fare una finale con una squadra che lotta per i playout e diventa una domanda tua è provocatoria. Perché abbiamo segnato sul calcio d'angolo. È chiaro che non è che abbiamo visto qualcosa, però che c'è, dopo c'è chi in corso del VAR per un intervento gol sul colpo di testa, certo, però fermo, racconta Alberto, vai. C'è un check in corso del VAR per un intervento di Delli Carri, certo, in mezzo al campo, che ha dato un pestone all'avversario, sì, che è ancora a terra. Mica intervengo sul rigore, intervengo lasciatelo sul pestone, per quindi adesso bisogna vedere l'arbitro ha fischiato il fallo. Poi magari sul cartellino giallo eventuale bisogna un attimo fortuito, vedere. E la va a rivedere. È la prima volta che va al VAR. Ma dai, allora, dopo Stefano sarà esagerato, però scusami, questo è il primo intervento del VAR. È per il pestone che tra l'altro gli dà lui. Ha detto che ci può stare il rosso. Eh sì, il pestone c'è. Qua ci può stare assolutamente fallo netto. E chi sei che ha ragione che non finiscono in 22? Mamma mia. Ivano. Sì, ma l'intervento del VAR senza notifica anche, e speriamo che non si arrabbiano, perché se vanno a verificare adesso è rosso. Scusate, rosso per Delli Carri. Stefano Velli diventa matto. Sì, però ripeto, il VAR interviene, per carità. Però dico un'altra cosa, l'arbitro era a 2 metri, ma per tutto il resto il VAR non c'è stato. Non lo può vedere per velocità, non può vedere. Ma dai, no, è velocità, è troppo veloce, non può vedere. Non può vedere. No, la velocità nessuno. Ma io dico adesso, avete ragione che è andato al VAR, avete detto, ma io dico, un giocatore può fare un fallo così? No. In mezzo al campo? No, è una perché se stiamo qui a colpevolizzare, va bene che il VAR, non VAR, tutto, avete tutti ragione a voi, ma dico, un giocatore che stiamo discutendo se la difesa sta facendo bene o male, coincidenza, fatalità, e fa un'entrata del genere. Anche perché non serviva a niente. No, cioè, appunto, non serve. È un'entrata proprio gratuita. Gratuita. Ha già perso la palla. Mi domando, se volete che parliamo dell'arbitro, ma però io metto anche un errore che ci costringe a giocare mezz'ora, quanto manca Alberto al tempo? Almeno mancano 13 minuti più 20 minuti, purtroppo se pareggiano si va ai supplementari, cioè se segnano il gol, speriamo che non accada, speriamo che adesso Torrente tolga un attaccante e metta un difensore, credo, no? Certo, dovrebbe farlo rapidamente, anche mi auguro. Cristiano, cosa dici? Sicuramente adesso avrà le sue alternative in panchina. Vai, fallo. Dovrà vivere la partita, mi sembra che abbia messo già Igor, se non sbaglio, con Crisi e Tigre. L'ha tirato indietro e ha messo a centrocampo. E fanno un 4-4-1, due linee da 4 e un attaccante davanti. Quindi dovranno un po' sopportare così. Probabilmente Igor non so se ce la farà tutti e due. Tu giocatori di qualità fallo, dovrà mettere sostanza. Varas probabilmente terzino destro, Liguori esterno destro di centrocampo. Per me deve fare un cambio. Anche secondo me. Sì, anche secondo me. Sono troppi fuori ruolo, diciamo. Ma cava via che appunta. Serve. Va bene, vai al Bauta. Ci prova il Catania. Fai catenaccio alla Nera Europa. Basta. 11 minuti di difesa, più recupero alla fine di questa partita. Padova guadagna la rimessa laterale, esatto. Qui Ciccarelli controlla il pallone sulla linea laterale, ma la controlla. Falla domani, mi chiami domani, mi fai questa domanda domani al telefono. Stiamo soffrendo la partita, mi fai tira fuori il bacco cacco. Dai, lascia perdere, dai. Andiamo avanti, Alberto, fai i cambi perché se diamo retta Ivano questa sera c'ha le pillole. Allora è entrato Costantino per il Catania. Non l'avevi vista, ed è uscito Cianci. Entra Fusi. Entra Fusi. E vediamo, esatto, Fusi. Tutti ammoniti. Ed esce il 13. No, questo è sempre, no, questo è Catania. Ivano, non dare notizie che non vanno, non funzionano. Questo è Catania. Sì. Questo è Catania. Gli altri aspettiamo l'anno prossimo. Eccolo qua. Fusi per Radrezza esce. Per Radrezza ve lo dico io, Radrezza. 10, esatto, Radrezza per Alberto, Fusi. Bravo la Giorgio. Serie, 8 e 10. Vabbè, ce lo dico io, quindi così. 4. E poi mette chi è? 4-1.
Non è il 13 questo qua? Sì, sì, è il 13, è, se è il 13 quello con la pettorina è Crescenzi. È quello che avevo detto io prima, il 13, ma hai detto sta zitto. Ma Ivano, Ivano, il 13... Ivano, la prego, l'aspetta di fare capolavoro. No, scusa, l'aspetta di fare, l'aspetta, l'aspetta. Formalmente, ascoltami, ascoltami, ha ragione. Ascoltami, mi fai una cortesia, Lorenzo. Pensa che a Sanremo hanno fatto una canzone proprio che sta bene, a Ivano Ricci. Quella è i capolavori del trio. Me la tiri fuori il capolavoro e poi la metti su con i quadri di Cinassi a stare. Si è giocato il 13 del Catania per il 13, sì, del Paolo, è un grande salvataggio in corner. Questo è un capolavoro. Questa è arte, questa è arte veramente. Sì. Allora facciamo così, hai Lorenzo in regia, Lorenzo. C'è la pubblicità, Lorenzo, poi Ricci, quando rientriamo, fai un primo piano a Ricci, un bel faccione, lo fai al mio primo piano, con la canzone del volo. No, col primo piano viene fuori un faccione, non perché c'è il faccione che sei magro, se ti fanno il primo piano lo fanno anche a me, si chiama anche il mio faccione, no? Vai Isabel. Sì, vi aspettiamo con calcio in chiaro i nostri ospiti subito dopo la pubblicità, a tra poco. Calcio in chiaro è offerto da Enoteca Santa Lucia, Pagin Modular System, Non Solo Sport, Jolly Box, Noleggio Prefabbricati, Pintonello, Carrozzeria Vendita Auto, Costruzioni Barella, Soccarato Industrial Coatings, MAP, Mercato Agroalimentare di Padova, APM, Tornitura e Fresatura CNC, FRAO, Distribuzione Utensileria delle Migliori Marche, EDG, Enzo De Gasperi. Sempre 2-2, dopo andiamo dal capolavoro perché non voglio dimenticarmi, però mancano 4 minuti al termine, vai Alberto. Cartellino giallo per, credo, Monaco, sì, Monaco, ammonito Monaco, fallo a centrocampo, qui era uscito bene il Padova, stop di Bortolussi che... Era quasi che questo... Qua bisogna vedere un attimo la gamba. Insomma, dai. Per ora è giallo, ma vediamo se... Ma non preoccupatevi, tranquilli. Il VAR vale solo per... Vale solo per il Padova. Quando c'è la maglietta bianca... Mi è rimasto a terra Bortolussi, ma mancano... adesso va fuori Bortolussi, entra Capelli. Eccolo qua, Bortolussi, Capelli. Vabbè, è chiaro. Quindi si gioca anche questo cambio torrente e intanto passano i minuti, mancano 2 minuti e mezzo, forse qualcosa di meno. Ha qualche notifica, Ricci, da raccontarci oppure no? No, non arriva niente. Tre minuti. Meglio, se così, meglio che non arrivi niente. Ma poi io non so più le notifiche, ho tolte da quando mi ha detto lui. Cosa ha detto? Che le ho tolte adesso da quando mai avevi detto tu, perché sennò mi sbilanciano la vista. Sbilanciano il suo pensiero. Non ho dubbi su questo. Va bene, allora quanto al termine, tre minuti più recupero. Non è che forse naturalmente la coppa la perdiamo. Che... Ma la vinciamo? Come la perdiamo? Piace. La portiamo a casa? La coppetta? Tutti. Io sono felicissimo che Paolo vinca la coppa. A me non interessava. A me interessa vincere il campionato e credo che la Coppa abbia portato via delle energie per il campionato, tutto qui, non in questa partita, nelle precedenti partite. È un mio pensiero, deve andare a giocare a Lucca. Se giocare le seconde, però Giorgio, secondo te da una partita così l'allenatore psicofisiche hanno giocato le seconde linee, non si può ricavare un'idea della formazione che andrà a affrontare i playoff? Io credo che la formazione per il playoff lui ce l'abbia già in testa benissimo. Sì, ma allora perché qua ne gioca un'altra di formazione? Perché la Coppa Italia deve premiare uno spogliatoio, chiedelo a Cristiano Masitto. Quando nello spogliatoio tu hai 24 uomini, Bisatto, lei fa parte anche di assemblee abbastanza spesso, nelle assemblee ci sono le brave persone, meno brave, i rompiscatole, quelli che ti fanno il muso quando entrano, è la stessa cosa lo spogliatoio. E allora ci sono delle partite che servono con bravura da parte dell'allenatore per unire lo spogliatoio e dare, tra virgolette, definiamolo un contentino. Calcio, è sbagliato. Calcio d'angolo. Mamma. Gol del Catania, angolo dalla sinistra di Chiricò. Che dormita, Marsura è andato sul secondo palo, su una deviazione di testa, è arrivato con la deviazione vincente. Però siamo anche un po' sfigati, onestamente. Non c'è sfiga. No, eravamo fermi, una roba allucinante. Guarda, non c'è che era fatto di contubazzo il gol in area di rigore?
non c'è sfiga, c'è disattenzione e disatto. Sì, sì, disattenzione, però quando ti mancano due minuti alla fine... Hai visto la tribuna quanti erano? Vabbè, ma è solito il Padova, Che tre, guarda, che sia una novità dell'anno questa. Faedo, dov'era Faedo? Eccolo qua. Se dov'era Faedo? Beh, ma fai, non solo Faedo, ma soprattutto Zampino, che è mono, ma soprattutto era lui lì, vedi? Però c'era quello dietro, esatto, li marchiamo perché sono così, in maniera non so come sia sbagliata, perché eravamo in tre, loro erano in cinque, se vedi l'immagine l'immagine partita della palla, ma si gira anche quello che si gira, ma vale doppio il gol, che la palla va avanti, ma in trasferta vale doppio o no? No, supplementari. Peccato, perché ragazzi, giochiamo uno in meno, però alla fine. Esatto, giochi uno in meno con tutti i cambi che hai fatto. Ma quante volte succede a Padova di prendere il gol all'89esimo, al 90esimo, e poi esserci sto allenatore, sta attaccanti, sta qui. È sempre così a Padova. Però posso dire una cosa veramente incredibile. Speriamo di non prendere il quarto. Il concetto è questo, Bisatto. Io capisco la sfortuna, voi mi prendete arbitro. No. Questo sul 3-2 non passa più nessuno, Bisatto. Esatto. Non passa più nessuno. 4 minuti. Cioè, hai capito? Metto a marcare, guardare gli uomini, non passa più nessuno dietro. Non c'è un'azione che qui era un calcio da fermo. Non passa più nessuno. Però allora, anche attenzione, Catania in attacco. Chirico. Entra nella rigore, Chirico riesce a girare su se stesso, ma la palla arriva da fuori, c'è un tiro, nessuno la tocca. Dopo c'è una cosa da dire: il nostro portiere neanche una parata, tre tiri, tre gol. Tre tiri, tre gol. Però dico, mancano tre minuti alla fine, sei concentrato dietro. Sì, però in questo caso qua non possiamo nemmeno dire nulla all'allenatore, perché si è coperto alla grande. In questo caso l'allenatore non c'entra. Infatti, non c'entra. Sta di fatto che la formazione in campo non la metto io. E Donnarumma dov'è Donnarumma? In panca. In finale io Donnarumma titolare, l'ho fatto giocare, non mi interessa gli equilibri di quella, ma sono i genitori gli equilibri. Quando sei in finale cambia radicalmente l'equilibrio, si va per vincere, punto e chiuso. No, dobbiamo accontentare tutti, allora accontentiamoci. Beh, mi avete prima tutti a ragionare su quello. Aggiungo che ultimamente criticava Donnarumma lui. Hai detto che fa degli errori, come non abbiamo le fa degli errori, siamo a fine stagione e si sbaglia tutti. E allora è giusto. Una partita importante come la finale si fanno giocare i titolari. Non si toglie via i due migliori in campo, non si capisce per quale pro. Mi togli eravamo i buoni e Redrezza, gli ultimi cinque, ma perché? È ovvio che non fai neanche più un'azione. Perché eravamo in 10. Non ne fai più neanche una azione, rimani là schiacciato. Qui c'è l'assedio del Catania, certo, cross dalla destra. Sul secondo palo ancora Marsura, finisce a terra. Sì, rigore. Chiede timidamente un rigore, la palla è ancora giocabile, vicino alla bandierina di sinistra. Celli la mette all'indietro, Quaini. Monaco, ovvio, togli via gli unici campo, due che hanno un minimo sbaglia di sbaglia il pallone avanti. Attenzione che può partire il Padova, tutto che andiamo. Si allunga però il pallone, cavi le drezze, te cavi gli uori, dovuto andare Capelli, c'era Palombi vicino a lui, si è allungato però il pallone Capelli, non è riuscito. Allora cambi la drezza, cambi i cuori, puoi cambiare tutti. Non si può prendere un gol a due minuti alla fine così, perché è disattenzione. Vabbè, punto è a capo, Padova, poteva esserci anche Maradona. Non devi prendere i gol così, devi avere ad essere attento e concentrato. Noi questi gol li prendiamo spesso, perché non sfortuna. Perché siamo disattenti, non c'entra nulla nessuno su questo gol. La colpa è dei giocatori che non erano concentrati dietro. Tutto qui è inutile dare la colpa allora a questo o a quell'altro. Allora cambiamo anche quest'anno tutta la formazione. Così calcio prossimo, d'angolo per il Catania dalla destra. Attaccano i siciliani. Cambiamo tutti. Palla messa fuori al limite dell'area. Zammarini evita un avversario, se la porta sul sinistro. Tiro parata di Zanellati. Bello il tiro. Centrale comunque qui è stato attento Zanellati, anche perché c'era pronto un giocatore del Catania sull'eventuale respinta che però non c'è stata per Zanellati là. Se voi vedete la reazione di Faedo sul gol, lui ha subito capito, perché credeva che la palla schizzasse, passasse, lui è stato anticipato e ha fatto come dire Madonna. Quindi l'allenatore qui da poco, il difensore del Padova ha dormito, oltretutto era appena entrato. E quindi quando si entra in una partita del genere dove devi portare a casa la pagnotta a tre minuti dalla fine, sei coi denti avvelenati, secondo, quindi adesso è dura, adesso è difficile. Capelli, c'è un attacco al Padova, vediamo se riescono a trovare, prova l'imbucata per Fusi, pallone non facile,
avanti e poi chi gioco segna. Facile per la difesa del Catania, che però sbaglia, no, bisogna portare ai rigori, la palla finisce a Torrente in panchina che la stoppa e noi i rigori capire. Sembra un po' scarico il palo, però un po' accusato. Vabbè, sei un uomo in meno, adesso deve avevi la vittoria un minuto dalla fine, però qui praticamente a livello psicologico, i minuti di recupero sono scaduti. Come fa un giocatore a entrare e non avere già le energie e la finita, secondo me arbitraggio di giocarsela bene, come si fa a entrare e fare un errore del genere? Io queste robe non le concepisco, arbitraggio scandaloso. Richiamiamo Stefano Ede. Arbitraggio scandaloso, ma io dico Stefano, c'ha ragione. Arbitraggio è una cosa. La provocazione la tua o no? Perché puzzava sta partita, hai visto? Tac, munizione rosso, tac, rimuovo, dico Stefano. Arbitraggio scandaloso. Il gol l'ha fatto l'arbitro, noi stiamo scherzando per accendere i fuochi, che dopo hai difficoltà a dire la tua opinione seria, non fare la mia opinione te l'ho detta prima, l'abbiamo buttata nel cestino via dopo il primo gol, basta. Poi dopo effettivamente un pochino probabilmente c'è un cambio in più, mi pare, per il fatto dei supplementari c'è la possibilità di fare il sesto cambio, sì, che il Padova gli ha già fatto tutti e cinque. Stava scaldando anche uno, il Catania. Stava scaldando uno. Sì, ma mandalo dentro che fa la abbiamo visto la differenza. Certo, dei 15 più 15, un'ulteriore mezz'ora con l'uomo in meno, ma quello non cambia. Ma l'abbiamo vista la differenza con i cinque cambi, quindi il sesto può solo che dare. Cioè, prova a pensare, calcio d'angolo. Stefano Ede, Stefano è collegato. Stefano, allora. Allora chiedo a tutti quanti voi, è colpa di Torrente se la squadra si addormenta su un calcio d'angolo e consente a due giocatori di saltare sotto porta davanti a Zanellati? Lo devi chiedere, lo devi chiedere ad Alec, no? A tutti. No, ma io lo chiedo a voi. Lo chiedo a lei. Il cambio l'ho deciso io di far entrare, capito? È colpa di Torrente se i giocatori davanti al... Oggi la difesa è un disastro, tranne per Rotta, che ha fatto anche il gol del pareggio. La difesa è un disastro. Uno, è colpa di Torrente se Dell'Icari azzoppa l'attaccante, il centrocampista loro, viene giustamente cacciato fuori. È colpa di Torrente, rispondimi. No, ti dico semplicemente che infatti li ho visti io in allenamento, ho deciso io chi mandare in campo, chi c'ha le motivazioni, come il cambio, no? L'ultimo cambio fatto, sono io che ho deciso di fare il cambio. E questo è il risultato. Questo è il risultato, ragazzi. Anche veramente li decido io, li decide l'allenatore, decide. Perché uno che non capisce che l'allenatore su queste situazioni non c'entra, vuol dire che è solamente prevenuto e ha il paraocchi in testa. Tu hai il paraocchi. Scusami, se avevamo la miglior difesa, non è che all'improvviso diventano tutti quanti degli scarsi all'improvviso. Significa che a livello di regia qualcosa non sta funzionando. Non è che all'improvviso diventano scarsi tutti, certo, in difesa. Dalla miglior difesa essere a prendere due o tre gol a partita, si mettono a dormire in area di rigore su un calcio d'angolo, Stefano, con il portiere, Stefano, che non viene scusa fuori. Stefano, non perché ormai a lei la vede così, magari in qualche suo ragionamento potrebbe aver ragione che sbaglia che torna. Però ti chiedo, Dell'Icari si fa espellere con un fallo ingenuo. Faedo commette un errore madornale sull'ultimo gol di un'ingenuità pazzesca. La domanda te la faccio, i due ragazzi che sono sicuramente di qualità, non è che abbiano bisogno un po' di riposo in preparazione di playoff? Perché li vedo davvero che hanno alti, molti e spesso momenti di mancanza di concentrazione. Oggi il Padova, due minuti alla fine, hai ragione te. Concludo. È incredibile che la seconda difesa del campionato, becchi tre gol come quelli che ha preso. Certo, stasera. Certo. E difatti, ecco, ti hanno ragione. Due l'una vuol dire che da un certo punto di vista c'è qualcuno che dorme, perché io per esempio sul fatto di Crescenzi, che è stato tenuto troppo a lungo fuori, qui sì, sono d'accordo. Ritengo che Torrente abbia sbagliato, perché Crescenzi è un giocatore che doveva essere lasciato, visto come era stato il rendimento nel girone d'andata. E seconda cosa, comunque sia, c'è qualcosa che non va, perché non puoi prendere tre gol in questa maniera, oltre al fatto che comunque, posso dirtelo, il portiere comunque ha colpo su questo terzo gol, perché non è uscito, non si è neanche fatto in un'area, in un pallone che è piovuto davanti a lui. Beh, quello piccola. Che ha più responsabilità mi sembra Faedo sul terzo gol, visto così. Ma non lo so. Non... Perché, vabbè. Comunque l'arbitro è ripreso, già hanno ripreso a pensare. Stefano, l'arbitro ci ha messo del suo comunque, dai. Chi? L'arbitro. Ma l'arbitro, certo, ma ci ha messo di suo, però indubbiamente l'espulsione di Dell'Icari, diciamo le cose come stanno. Quando l'arbitro sbaglia, io sono il primo ad andare giù duro. Qui ha sbagliato Dell'Icari, è da 4 e mezzo Dell'Icari.
ha pestato completamente, gli ha messo il piede, se il fallo da addirittura con ingenuo. No, ma il piede a martello. Sì, ma ingenuo, centrocampo, ingenuo, un fallo ingenuo. Un fallo gratuito che non è servito a niente. Per quello un giocatore del suo livello non dovrebbe... Adesso giochiamo in 10 senza punte, perché ha tolto Bortolussi e Liguori. Sì, ormai giochiamo per i rigori. E adesso che Dio ce la mandi buona, probabilmente andremo ai calci di rigore, perché non credo che il Catania ne abbia più di tante. Però, indubbiamente... loro la proveranno tutte. Dal punto di vista psicologico sono più avvantaggiati loro. Certo che il VAR è arrivato in maniera giusta anche sulla decisione di Delle Carri, però il VAR che forse andava utilizzato nelle fasi come i rigori, insomma situazioni sicuramente che più difficili, il VAR non si è visto. Io credo che il VAR non sia neanche intervenuto con nella questione di Delle Carri, ha deciso la... cioè no, un momento, scusami. Beh, è andato a vederlo. Che non sia neanche andato a vederlo, Stefano. Nella questione del rigore. Perché il rigore era talmente deciso che lui l'aveva indirizzato subito, aveva puntato il dito sul dischetto, che non è andato neanche a vedere. E quindi da questo punto di vista, sai, un gomito aperto di dicendo. Mentre invece è andato a vedere sul fallo richiamato dal VAR, sul fallo giustamente grave. Da rosso, certo, diretto, certo, che era quello di Delle Carri. Però ripeto, torno a ripetere, non è colpa di Torrente se i giocatori si addormentano davanti al portiere, perché bastava semplicemente avere un po' più di attenzione difensiva e noi a questo punto saremmo in campo a festeggiare la conquista della Coppa Italia. Però a questo punto, sapete cosa vi dico? Meglio perderla, chissà che almeno ci porti bene ai playoff. Sono preoccupato di una cosa, di una tenuta in questo momento mentale da parte della squadra una volta che deve gestire il risultato, e quindi da questo punto di vista mi preoccupo parecchio in previsione della fine di questo campionato, perché una squadra che vince 1-0, che dopo 3 minuti che ha tutto dalla sua e che riesce a recuperare il risultato poi per andare 2-2, quindi ancora tutto dalla sua per poter portare a casa il trofeo, non può subire, non può farsi schiacciare in quel modo lì. Comunque all'andata abbiamo detto che erano scarsi sto Catania, e adesso ce ne hanno fatti 3 però, quindi sì, però... o abbiamo tutte le responsabilità, ce l'abbiamo noi, tre gol, insomma, dietro ne abbiamo tre, il portiere, i difensori, sono un flasso del play-out, da invitare alla squadra completamente, perché una squadra così sul vantaggio poi psicologico del gol dopo 3 minuti avrebbe dovuto costruire una vittoria di punteggio più largo, invece purtroppo c'è qualche giocatore che lascia parecchio a desiderare. Noi pensare che la difesa, la seconda difesa del campionato del girone A è la seconda difesa dopo quella del Mantova, cioè io mi domando Vabbè Stefano, ci sentiamo al termine della partita dopo. Sperando che penso sia... che andremo avanti per le lunghe. Per forza fino a... No, ma andiamo avanti per le lunghe perché vedo che sono stanche tutte e due le squadre. Sì, certo. Quindi andremo avanti per le lunghe. Per rilassarci un po', Lorenzo, mi fai il faccione, perché lo merita, devo dire il faccione con la F maiuscola anche. Ivano Ricci con la canzone capolavoro, per favore, perché ne ha fatto un altro con l'arbitro adesso, quindi di una provocazione inaudita. E lui, eccolo qui, ascoltiamolo un po'. Se mi porti bene. Ah, proprio dall'inizio. E l'introduzione magari potevamo, però va bene lo stesso. Ci rilassiamo un po'. Al margine succede qualcosa nella linea. Seduto dentro un cinema. Beh, calcio d'angolo per il spallo. Tonio. Dai. Tonio. A sognare un po' d'America e un po' di casa tua. E mi chiedo sempre quanto durerà questo amore infinito che infinito non ha. Io che mi sentivo perso, una vela in mare aperto, e all'improvviso cadi dal cielo come un capolavoro. Prima di te non c'era niente di buono, è come se tu fossi lui.
Siamo il capolavoro, l'abbiamo visto, l'avete visto anche voi da casa. Grazie. Perché davvero, grazie. Magari voi non avete raccolto tra... Però ha fatto un paio di capolavori davvero incredibili questa sera Ivanovic, ed era giusto riconoscere le qualità che lui riesce ad avere e a farci trasmettere a noi, soprattutto che ha Bisato, che è vicino, sì, sì, invece fa un po' più fatica. Infatti anche Edel, come dice, c'è cascato, sì, sul secondo, sì, in particolare. C'è cascato anche Edel, va bene, vai Alberto. Il gioco fermo, qui c'è stato, insomma, il Catania che ha provato a venire in avanti, bel cross dalla sinistra, girata di testa. Guarda come che mamma mia. Girata di testa di Costantino, e c'è stato un grandissimo intervento, credo di Crescenzi, se non ho visto male, che è andato a stoppare il pallone su questo tentativo di girata dell'attaccante del Catania. Ora sono passati 6 minuti in questo primo tempo supplementare, il pallo però non riesce a uscire dalla propria metà campo, ancora Catania che prova un tiro qui, scelta direi sbagliata, meglio per noi, del giocatore del Catania, che ha provato un tiro da 30 metri, poteva sicuramente giocarla meglio, ma bene così per noi. Tosti 15 minuti, 30 minuti, sì, così, e con l'uomo in meno, cioè. E anche perché facciamo fatica a andare avanti. No, quello che è stato d'angolo, magari se capita. Perché, dici questo? Ho tolto tutte le punte, perché dovevano far fa caldo a Catania, fa caldo. Da come ho visto che sono vestiti gli unici che saltavano l'uomo e gli ha tolti ieri. Gli unici che saltano l'uomo li ha tolti, e quindi adesso chi è che salta l'uomo? Salto io. Qua bisogna arrivare ai rigori, dai, noi, come dire. Abbiamo neanche il fiato di superare la linea metà campo. 9 contro 11, il Cittadella non ora ci sono 15 gradi e ha vinto la partita. A Catania 15 gradi, parzialmente nuvoloso. E quindi fa freddo, ecco perché. 15 gradi fa freddo. Ah, quindi di sera. Vista l'ora. Sai cos'è? Rispetto ai 30, rispetto ai 30 di ieri, l'ultima volta, tu senti subito il sobbalzo. Il corpo umano si deve un attimino. Già, questo è il terzo capolavoro, Non vorrei dirlo. No, siccome sentivano il caldo l'ultima volta, a sto giro, ho capito, lo sentono in maniera particolare. Erano preparati per il caldo. Certo. Sta sentendo il cambio di stagione. Domani ci sono da 22 a 24 gradi a Catania. Attacca il Catania sulla sinistra, Marsura, l'autore del 3-2. Gioca su Zammarini, apertura sulla sinistra per Celli. Va al cross con il mancino, la palla passa, arriva la testa di Perrotta che allontana. Attenzione, però non riusciamo a tenere un pallone. Non riusciamo nemmeno a difendere un pallone, a tenere chi è 19? Palombi. Palombi. Io mi domando, Palombi, se lo faccio io, lo tengo io il pallone, lo metto in banca, non sono capace nemmeno di tenere. Beh, il fisico ce l'hai. Sì, no, ma lo tenevo in banca davvero. Ti metti davanti, lo metti giù, prova di avanti in Catania, palla dentro per Marsura, troppo lunga. Prendo Pavanello che c'era lui, che ha 18 anni. Dica Palombi che vaga su e ti fa un tirasso, l'unica. Andiamo avanti Alberto, dai. Pallone tra le mani di Zanellati, che andrà facendo ai compagni di salire, cercando di guadagnare, qualche secondo il palo e qualche metro per portare allontanare, insomma, i giocatori avversari dalla propria area di rigore. Rilancio lungo di Zanellati, però è difficile andare al contrasto con Monaco, abbiamo delle punte, insomma, leggere, che sono Capelli e Palombi. Qui c'è Fusi che riesce a toccare bene un pallone proprio per Palombi. Ma che però lo perde, non salta l'uomo, Palombi, abbiamo tolto tutti quelli che saltano l'uomo, non riesce a saltare l'avversario, non è che ne abbiamo molti che saltano l'uomo, Liguori, no, neanche Liguori rientra e va poi per il calcio col mancino, ma nell'uno contro uno non è proprio il suo specialità. L'unico Valente, ma gli abbiamo tolti. Sì, ma Valente l'hai tolto per non aver dubbi, li abbiamo tolti tutti, in modo che così non abbiamo dubbi che l'uomo non lo salteremo mai, neanche da Zoppi. Dovevamo coprirci, eravamo uno in meno. Ma vedi come che dura fare 20 minuti. Abbiamo cavato il Tussi, abbiamo tolto tutti. E invece, secondo me, è un bel allenamento per la difesa. Questo, cross dalla destra, Crescenzi alza il campanile, poi interviene anche Crisetti. La palla resta al limite dell'area e la può giocare ancora il Catania. Vista dei playoff, no? Celli c'è largo a sinistra, Marsura, eccolo servito. Ma Marsura c'è Varas su di lui, riesce comunque a crossare Marsura, però. C'è l'intervento di testa di Crescenzi che allontana, ma la palla è sempre del Catania. Quindi gioca solo la formazione di casa. Questa volta attacca sulla destra Chiricò, scambia con Zammarini. Lunga c'è qua. Ancora ora Quaini in mezzo al campo, scambiano ancora corto. Il Padova è tutto indietro, tutto dietro la linea della palla e di parecchio.
Vacelli con il cross mancino sul secondo palo, c'è il colpo di testa tentato da Rapisarda, che ha cercato il palo lontano, non ha inquadrato per fortuna lo specchio della porta, palla fuori. Vedremo tutto così ormai. Sì, credo di sì, anche perché gli manca proprio il mestiere all'attaccante del Padova. Cioè, in questo momento voi avete parlato di saltare l'uomo, ma lui in quel caso non deve saltare l'uomo, deve portare la palla certo, verso la bandierina, un cerchi pochino il fallo, prendere un fallo, perché in questo momento il Padova deve poter respirare, deve poter far salire e vivere eventualmente, come abbiamo detto prima, su una palla inattiva, perché il Padova è forte sulle palle inattive. Più di questo non riesce a fare. Se pensa di andare a vincere la partita facendo un'azione da gol, non lo farà mai, ovviamente non ha più le forze, non ha più giocatori. Quindi c'è da difendersi bene, da soffrire un pochino, perché comunque c'è da dire che il Padova si è complicato la vita da solo. Sì. Non è colpa di nessuno. Adesso c'è da stringere i denti. Ma esatto. Pensare che avevamo 1-0. Metà campo del Catania. Provano a venire ora in avanti con Quaini, posizione centrale, supera il centrocampo, ancora sulla sinistra Marsura, sovrapposizione ancora di Celli, ancora palla per Marsura che prova ad andare verso l'area di rigore, non riesce Fusi a contrastarlo, apertura per Celli, cross con il mancino, tocco sul primo palo, c'è calcio d'angolo, la messa fuori Crescenzi sul tocco di Carmine, sempre pericoloso in queste occasioni, è grandissima esperienza per Di Carmine, quindi calcio d'angolo per il Catania da sinistra. C'è anche Zeuli che continua a urlare dalla panchina, indicazioni. C'è Chiricò sul punto di battuta. Come prima. Esatto, è nato proprio qui il 3-2. Vediamo se il Padova qui sarà più attento. Parte Chiricò con il mancino. Palla centro area Crescenzi, libera di testa. Però la palla è ancora giocabile per i giocatori di casa. Anzi no, c'è un fischio, fallo in attacco. Quindi calcio di punizione per il Padova. Guardava la classifica del Catania che è a 2 punti dai play-out, che ha subito 34 gol. Ma le finali si chiamano finali per questo, perché hanno tutto un altro sapore, non c'è più la differenza di punteggio oppure una squadra più. L'aspetto emotivo, l'aspetto caratteriale, l'aspetto ambientale fa la differenza nel calcio. Sì, però ambientale non c'è neanche il pubblico. Non ti preoccupare che si sentono Ce n'erano, prima ha fatto una bella inquadratura, ce n'erano dei grandi, no? Dei bambini. No, ma ambientale no, perché il tuo giocatore in casa si sente un leone, anche se non c'è nessuno, è in casa, quindi respirerà di casa. La settimana scorsa ha perso con Giuliano in casa, credo. Ma comunque sì, certo. Io ribadisco, è un bel allenamento per la difesa questo, tanto. È un test per la difesa in crisi, ma che non è riuscito tanto bene in vista dei play-out, però è colpa dei play-off, molto bene. Colpa dei giocatori, quindi stasera la manzina ai giocatori, che non si fa così, non si gioca così. Palla dentro di Chiricò, cambia da destra verso sinistra, interviene Faedo di testa che stoppa in un primo momento l'azione, ma ancora Marsura sulla sinistra, cross con il mancino all'altezza del secondo palo, di testa Villa riesce ad allontanarla ma di poco, vediamo ancora al limite dell'area del Catania, area di rigore, Rapisarda apre sulla destra, c'è Capelli in marcatura, anche Villa non in meno, ce l'hai in attacco, no? Chiricò con il sinistro, palla dentro, esce Zanellati in presa alta, hai e ferma tutto. Anche l'azione precedente Faedo l'ha preso di testa, poi gli ha dato 5 metri per fare il cross, non deve fargli fare il cross perché dal cross nascono i pericoli, invece gli ha fatto fare il cross comodamente, tanto dice non è responsabilità mia, chi se ne frega, invece non deve fargli fare il cross. Soprattutto lui che è appena entrato. Tra l'altro l'uomo in meno ci sta, ce l'abbiamo davanti, non dietro, quindi non si capisce tutte queste difficoltà dietro, quando in realtà a noi manca un uomo davanti, non dietro. Ma per cui dietro non si capisce perché stiamo giocando. Sembra che stiamo giocando 9-8 contro 11. E invece gli manca solo un uomo al Padova, non è che gliene manca 28 di giocatori. Quindi io ho visto partite 10 contro 11, vincere è. Allora un minimo di atteggiamento, un minimo capita, addirittura l'ho vista 9 contro 11 vincerle le partite contro Cittadella quella volta lì, una volta è una volta, però sempre gli altri, noi anche il Milan a Bologna, ecco, due uomini in meno è riuscito a vincere, invece noi come vuole sempre, noi dobbiamo sempre subire. Qui il Padova timidamente ha provato a venire avanti, Faedo era riuscito a servire Fusi che ha provato per un colpo di tacco per il compagno, non è riuscito a passare il pallone, recupera diciamo il Padova la cronaca, dietro. Non fatemelo dire Crisetti per cortesia. Mette fuori però il pallone, vediamo cosa è successo, qui c'è anche, si scaldano un po' gli animi in mezzo al campo con Fusi e Marsura. Vabbè, perdi tempo. Fusi è ammonito tra l'altro. Esatto, Fusi è stato ammonito appena entrato.
Non è che noi ai rigori poi siamo dei fenomeni, eh? No, ma più che altro chi è che batte i rigori? Chi ha tolte tutte, cioè, ma a sto punto è perché le ha sbagliate tutte, è il male minore, bisogna portarli i rigori. Come si chiama? Liguori anche sbagliato, ha sbagliato tutti i rigori. Il rigorista, diciamo, è Varas ed è in campo, tirare il portiere se non lo toglie. No, l'unico che ha fatto gol è stato Varas. Zanellati è finito il primo tempo supplementare, pure ha fatto rigori, gli attaccanti hanno sbagliato, anche Radrezza ha fatto anche il cucchiaio, quindi faremo tirare, magari ce l'abbiamo, cosa vuoi che ti dica. Anche se lo mettiamo lui al dischetto. Vedi, bambini, che sono tutti bambini quelli quadrati. Sì, no, sono bambini. Ma non vanno a scuola ogni mattina, no? Sì, vanno a scuola, ma lì a Catania iniziano un'ora più tardi dopo la partita. Ah, vedi. Ti hanno il permesso scritto già. Però sono distratti, non guarda. Basta andare col biglietto alla partita. Ah, beh. Secondo me non è il momento della partita questa. Questa è una registrata, perché non stanno a guardare la partita. No, è finito il primo tempo. Ci sarà anche stufi fuori Cristi, cioè, siccome è un bel po' che sono là. Non me ne ero accorto, se stavo a parlare con te mi sono girato, ho guardato quello, me ne sono accorto. Vabbè, dai. Comincia a diventare un po' serio. Ho provato a fare le quattro. Ascolti, è stanco anche lui. Quarto d'ora finale. Siccome siamo già tutti nervosi, cerchi di essere un po' più serio. Ma no, ma ho sbagliato veramente, ero convinto sul serio quello che avevo detto, eh. Non me ne ero accorto. Abbiamo visto la prima cosa che era convinto, l'abbiamo visto. Le dette cose che lei era convinto. Non me ne ero accorto. Dopo lei mi diceva, mi dà sempre conto, cioè lei le cerca anche, se le cerca, eh. Cioè, non è che abbia... Questo chi è? Poligano. Ma, no, ha un distintivo... Questura. Ha un distintivo appeso al collo. Ah, ok. No, però... Quest'ora va a parlare con il giocatore. Però qualcosa è... Esatto, stava parlando con la cattapalle. No? Comunque, un altro quarto d'ora così. Comunque c'è da sperare di vedere sempre solo cross da parte del Catania, che è il male minore. Sì, certo. E non tiri davanti all'area di rigore. Quindi se c'è su un cross il male minore... E l'unica cosa che ti posso concedere è questa te la posso concedere, il resto non devo concedere niente. Quindi c'è da sperare di vedere altri 15 minuti così. E nei migliori. Quindi siamo per ripartire con il secondo tempo, l'ultimo quarto d'ora di questa partita, che comunque verrà giocato. Bisogna Zanellati vedere un pararigori. Sinceramente non lo so, ma spero di sì, oppure che lo diventi stasera se andiamo a rigore. Sinceramente l'aveva tirato bene, però di calma, no, il pararigori è quello che il nostro sempre mai è andato in prestito. 105esimo e termina, ecco, 120esimo. Cambio per il Catania, fuori Monaco e dentro Contec. Tanto era anche ammonito Monaco, forse era anche stanco. Anche noi ci abbiamo ancora un cambio. Ci abbiamo ancora un cambio, sì. Sì, ma li abbiamo cambiati tutti. No, ma lo teniamo per la prossima partita. Beh, vabbè, ma magari c'è un rigorista in panchina, o metti là dentro a lui. No, lo teniamo per la prossima partita. Non ne abbiamo più neanche in panchina. Possiamo andare in cumulo. Sì, ce ne sono in panchina. Aspettiamo, la prossima partita, dai. Ovviamente a livello motivazionale il Catania adesso, che è una squadra che sta soffrendo, in campionato, ha davanti questo obiettivo della Coppa Italia, che può salvare l'annata. In panchina abbiamo Zamparo, lascia finire, parlo Antonio, grazie. Zamparo, poi abbiamo ancora Bianchi, poi abbiamo Cretella, Favale, insomma ne abbiamo. Vabbè, Tordini. Zamparo, dai, almeno Zamparo, che è una punta, dovrebbe saperli tirare i rigori. Anche Tordini. Non è detto. Ma dice che tutti gli attaccanti nostri sbagliano i rigori. Beh, finora è così. Abbiamo anche questa sfortuna qua. Io non sono molto positivo nei rigori. I rigori è una fortuna. Però come siamo messi, mi pare che sia l'unica strada che abbiamo. Strategia possibile. Diciamo che per ora il male minore. Ma io non ho capito una cosa, lo dico seriamente, non sto scherzando. Ma qui vuol dire che fino adesso qualsiasi delle due, no, nel senso che adesso pensi che sto dicendo qualsiasi delle due squadre vinca la Coppa Italia, a prescindere, va secondo in classifica. No, solo il Catania. Perché il Padova lo è già. No, vabbè, se il Padova non fosse secondo in classifica, chi vince va secondo in classifica. Se il Padova perde, equivale, non va secondo in classifica. Alberto, grazie un attimo. Ma è sbagliato? No, lasciami un attimo. Allora, se il Padova è terzo in classifica e il Catania è quindicesimo, chi vince va secondo in classifica. Ok. Va bene? Solo esclusivamente. Il Padova, però, essendo secondo in classifica, che vinca o che perde, il Catania non arriva secondo in classifica. Altra domanda. A meno che il Catania non vada nei play-out. Se il Catania va nei play-out, non parteciperà ai play-off come secondo. Quindi lui, anche se è quindicesimo, un punto sopra i play-out, va secondo. Se vince, non è così. Equivale. Non è così, perché il secondo è secondo, resta secondo. No, vabbè, equivale ad arrivare al secondo posto. Vabbè, la stessa cosa, Alberto. Va
no, Giorgio, pari merito, perché così vabbè, sembra che la squadra che arriva seconda definite un attimo, è normale, no, è sbagliato in italiano, ma non c'entra nulla se è quindicesimo, non c'entra nulla, acquisisce il diritto di essere, ma è diverso da non va secondo, ma ho sbagliato io a dirmi, lui avevo capito quello che aveva detto, quindi per loro non aveva capito le domande, il concetto che è che lui è come fosse secondo, è chiaro che non può come la seconda classifica, a prescindere il Catania va ai playoff. Perfetto. No, se il Catania però va nei playout non parteciperà, non partecipo, okay. Invece è ovvio che non è secondo, ma mi sembra naturale, no, però di fatto prenderà, si stanno giocando bene, esatto, prende loro il secondo posto, no, loro sono sicuri, ma comunque c'è italiano, non c'è Alberto, invece qui il palo pieno dei grandi successi di questo campionato, possiamo permetterci anche di noi, se, noi di fatti per il Catania perdere o vincere, no, perché pare che solo il Catania abbia motivazione, prenderà i diritti che è il Padova arrivando secondo, quindi è parificato al secondo posto, non lo è perché è normale che non lo è, ma è parificato secondo, Alberto, non ci vuole un genio, so, per ma uno che ascolta dice va secondo e quello che arriva secondo cosa fa? No, in effetti quello che questo va è la ma domanda, in effetti quello che va secondo va terzo perché scala di un posto, hai capito? Ne va uno in più nel girone del Padova, ne andrà invece che 10 playoff ne vanno 11 e quindi passerà nel turno che è l'undicesima nel girone, se il Padova vince la Coppa Italia acquisisce il diritto, insomma, e se il Catania va nei playout l'undicesima arriva sempre al nostro girone, se invece il Catania arriva e vince o perde ed è non nei playout acquisisce la posizione che viene scalata dalle altre. E pensa cosa può succedere se il Catania dovesse, speriamo, ce lo troviamo di no dopo. Esatto, no, cosa deve succedere? Una squadra che sta lottando per il playout si salva, si ritrova al secondo posto con 30.000 persone allo stadio, certo, in Lega, no, Pro, diventa un'appetibile vincitrice. No, perché sì, aggiunge. È la fortuna di andare alle fasi nazionali, quindi giocherà i quarti, se vince le semifinali, farà 6 partite come Pavo. Arrivando, però credo sia anche un giusto merito, certo, che la Coppa Italia abbia anche un almeno più valore che vincere solo la Coppa Italia, se no vinci solo il trofeo, cioè, basta. Poi voi ti dica il mio pensiero, io ci sono 3 promozioni, chi vince la Coppa Italia è la quarta promossa, allora vedrai che durante la settimana, come diceva lei, non mettono le riserve gli attori, mettono le prime squadre e giocano come un campionato, allora è diverso. Questa è una bella idea, perché ne la proponi? Perché ma ecco il cambio del Padova, Zamparo per Capelli, però che era entrato da poco. Si vede però effettivamente le motivazioni del Catania. Noi pieni dei grandi risultati di quest'anno, effettivamente abbiamo meno motivazioni. Oggettivamente, cioè, cambia poco a noi. Noi abbiamo già fatto un mega campionato, come fai? Ma allora questo è sarcastico anche questo commento o no? Capito? No, perché si vede, cioè, noi pieni dei nostri grandi risultati. Abbiamo fatto un ragionamento sul regolamento. No, ma allora dici, no, se la quarta squadra può venire promossa, viene dalla chi vince la Coppa Italia, i playoff non si fanno? Cioè, nel senso? Non ho capito. No, sì, non si fanno i play, no. Al posto dei playoff daresti più importanza, certo, alla vincitrice, ma certo, volevo capire questo. Ma non ha sbagliato, perché almeno, no, ma sono d'accordo. Almeno come? Così prende valore, però, una cosa che però i playoff erano stati introdotti per dare più senso al campionato, sembra, perché finiva dopo come la 25 partite, era finita. Alberto, mi sembra che la Coppa Italia, la Coppa Italia maggiore, quella che vince la Coppa Italia vada direttamente in Champions, mi sembra, se non sbaglio, no? E non era così fino a anni fa. Ora non danno il premio. Non in Champions, però. Ma in Champions per me. No, in Champions? No, no, in Europa. Forse in Europa League o in Conference. Non la Champions. In Europa League. Però avevo pensato anch'io che a Juve era fondamentale che vincesse questa partita. Perché se scala un altro, lo stesso meccanismo, scalando un altro, lei va in Champions. Andiamo a Catania, Catania in area di rigore. Cioè, lascia un posto in più in Champions. No, quello dipende dal ranking, va bene. No, non c'entra niente, infatti. È per la UEFA che avrebbero un posto in più. Andiamo in cronaca. Catania, insomma, qui un passaggio non precisissimo di Rapisarda in orizzontale, ha provato a servire un compagno, gliel'ha data diversi metri più indietro, prova a venire Catania, sembrano stanchi anche loro comunque. Ora c'è anche Zamparo in avanti, qui
È uscito Capelli, che ha giocato pochi minuti. In effetti, chi vince la Coppa Italia va, sto leggendo, va in Europa League e si aggiunge alle altre, quindi se ne aggiunge uno in più, come diceva che vanno lì, cioè, in Europa League. Però lì hai un premio, cioè voglio dirti, anche se arrivi, certo, vai in Europa, non è mica cosa da poco. Un premio importante. Poi arrivi decimo in campionato, vinci la Coppa Italia, vai in Europa. Certo. No, effettivamente ha senso, altrimenti diventa una coppetta da niente, invece così. Quindi in pratica la Lazio, che è fuori da tutto, in teoria, anche se perde la finale. Mi aggiunge una correzione che però devo verificare, mi dice signor Bonilla, guardi che chi vince la Coppa è come fosse terzo, non secondo, anch'io ero infatti. E non il Vicenza lo scorso anno è partito dagli ottavi, non dai quarti, sì. Quindi arriva terzo, entra al primo turno dei nazionali. Vabbè, comunque quello che mi interessava capire entra era che loro essendo quindicesimi un premio, vero, sempre se non vanno ai play-out, okay, perché okay, quelli okay vincono su tutto. Attenzione, attacca Catania, palla dentro, un calcio d'angolo. Comunque loro hanno già garantito il posto, l'importante è che non arrivi ai play-out. Sì, però questo non accadrà, questa conferma che non accadrà, però quando hanno 30.000 spettatori, come fai? Non siete 30.000, quei 30.000 sono, si stanno salvando e non è che stanno vicino al campionato. Quei 30.000 saranno nei play-out. Sì, ma secondo me c'è un po' meno gente che sta andando del a vedere. Fa la centro dell'area di rigore. Se sanno che si gioca a salvezza. Attraversa tutto lo specchio della porta e si perde dalla parte opposta. Vediamo se qualcuno del Padova l'ha toccata o no. La rimessa è del Padova. La presa di testa quella del Catania, che l'ha presa male. Mi sembrava un po' da solo. Rimettiamo tutto in ordine. Alberto fa la cronaca, poi voi la fate dopo. Vai Alberto. No, è stato un calcio d'angolo dalla sinistra di Chiricò, ha messo il pallone in mezzo e il neo entrato Chiarella ha provato a deviarla da centro area, era marcato, insomma, poco marcato, diciamo così, non è riuscito a deviarla verso lo specchio della porta e la palla è finita fuori dalla parte opposta. Fallo ora in questo momento subito dal Padova nella tre quarti campo difensiva, quindi calcio di punizione, può respirare la squadra di Torrente. Mancano 7 minuti alla fine di questo supplementare. Chissà, noi rigori è sempre un terno all'otto, perché è vero, certo, un terno all'otto, no? Però c'è anche la concentrazione, c'è anche la condizione fisica e tutto. Quindi tu che alleni, se con le tue squadre sei andato ai rigori, perché hai detto che hai campionato i rigori, ci vuole un pizzico di frutto. Cosa ci vuole soprattutto? Sì, ci vuole l'abitudine a calciarli in quei momenti. E poi dopo sì, è vero, l'emotività, la stanchezza del giocatore. E alcune volte, sai Giorgio, anche da giocatore, il vedere dietro la curva quello c'è dietro la porta, tira la porta, alcune volte è grande e alcune volte è piccola. Quindi il vedere quello che c'è dietro è una sensazione stranissima, ma se voi ci provate a battere qualsiasi rigore in qualche campo dove vi divertite, cambia totalmente. Quindi poi l'abitudine ci vuole. È vero che qua non c'è nessuno dietro. In questo caso credo che arrivare ai rigori è comunque un terno all'otto anche per loro. Vai Alberto. Ci difende il Padova, però Faedo qui perde palla in maniera pericolosa, perché può venire avanti di nuovo il Catania, poi forse Faedo subisce fallo, è così, calcio di punizione. Qui è stato poi bravo nel recupero, sì, è andato su Uccelli, sì, che praticamente zoppica in campo. Non può perdere una palla così, mamma mia. Quando dico che abbiamo i due dietro che sono un po' inesperti, non può perdere quella palla lì. Comunque tra i due Delicari viene scelto, perché a livello di testa anche sul gioco offensivo è fortissimo, e quindi tra i due Delicari è quello che giocherebbe sempre. No, certo, difatti lui andrebbe più come Brassetto, sì, esatto, per me. Ma adesso l'espulsione No, solo in Coppa Italia. E quindi è un'espulsione fittizia. Che conta per la prossima Coppa Italia. Per l'anno prossimo. Rimessa laterale, mancano 5 minuti alla fine del secondo tempo supplementare. Ma anche se fosse la Coppa Italia serie, diciamo, della massima serie? Sì. O vale solo per tutte le Coppa Italia? Ognuno per la propria manifestazione. Viene squalificato per la manifestazione. Però sono due manifestazioni diverse, capito? Ma se tu in Coppa UEFA, per la Coppa UEFA, in Champions League per la Champions League, in Coppa Italia. Ma quindi la Coppa Italia Serie C non è organizzata dalla stessa Lega di Serie A e B che fanno la Coppa Italia. Sempre Serie A e B. Sono due robe diverse. Ma sempre evidentemente. Altra rimessa laterale per il Padova di fronte alla panchina di Torrente, è finito a terra Varas, che comunque è generoso, ci sta provando anche lui ad andare ai contrasti, è già due volte che riesce a uscirne vincitore. Qui ha guadagnato una rimessa laterale poco prima, un fallo, giocano i difensori del Padova, Crescenzi sulla destra per Faedo, si ferma, tocca per Fusi, gliela ridà Fusi a Faedo, ma sbaglia tutto. Tempo, non sta... Qui ha chiesto anche troppo, insomma, la gamba di Faedo, per quanto sia uno dei nuovi entrati, però non è proprio la caratteristica di Faedo. Chiarella, sale Catania sulla destra, Rapisarda, c'è l'intervento di Palombi in chiusura, questa volta efficace, però
la rimessa laterale è per il Catania, forse in zona offensiva, forse angolo, è finita, in effetti sì, non sì. Si è visto dall'inquadratura, però ho visto sì, sì, da come sono messi è calcio d'angolo, da là. Sì, la toccata è la messa direttamente d'angolo da là. In calcio d'angolo. Chirico andare veloce. Chirico con il mancino cross al centro dell'area, attenzione, mamma, la palla rimane lì, ecco. C'è forse uno stop di braccio. Mamma mia, meno male che è stato scarsissimo. Perché sì, però Zanellati sì, questa volta. Qui hanno cincischiato molto i giocatori del Catania, potevano fare meglio, almeno a tirare, provarci. Questo? Qui c'è Zamparo che fa fatica con Chiricò, mette la palla in mezzo, Chiricò, la palla attraversa tutto lo specchio. Dalla parte opposta arriva Marsura che la recupera. Vagli sotto, non sta a lasciarlo crossare, vagli sotto al limite dell'area, può provare il tiro, c'è il tiro rimpallato, ancora giocabile per il Catania. Chirico rientra sul suo sinistro, bravo Varas che Varas recupera il pallone, poi fallo arbitro, bravissimo Varas qui, diciamo che ha capito quello che voleva fare Chirico. Cristiano un po' di confusione. Adesso c'è un force finale, e meno male che sono stanchi anche loro, perché c'è stata un'occasione importante, c'è un force finale, ha avuto la palla in aria, non l'ha neanche tirato. Facciamo il commento, andiamo per ordine. Bisogna avere il mestiere adesso, dai, bisogna avere il mestiere, bisogna cercare di fare il tempo, bisogna portare a casa perlomeno la possibilità dei rigori, rischiando poco, e purtroppo questa è la partita, sono stati bravi anche fino adesso, quindi bisogna che continuino. E secondo me la stanchezza che ha avuto adesso il giocatore del Catania sul calcio d'angolo denota proprio la fatica che stanno facendo i giocatori in campo. Vai Alberto. Il calcio di punizione che andrà a battere Zanellati praticamente sulla tre quarti campo difensiva del Padova, tutta la squadra sale, vediamo, l'arbitro penso che abbia dato il via per questa battuta, infatti è così, Zanellati con il destro cerca la testa di Zamparo, superato dalla traiettoria del pallone, va a lottare Palombi ma la palla finisce in fallo di fondo e quindi può rimetterla in gioco il Catania con Albertoni che gioca corto per i difensori, quindi sale palla al piede del Catania, supera la linea di centrocampo, siamo sulla sinistra, c'è Marsura, rientra, palla in mezzo per Zammarini, sulla destra la Pisarda, per via orizzontale ora c'è il numero 31 che è Chiarella, che punta Villa, va al cross Chiarella, vediamo se l'ha toccata Villa, no, la rimessa è del Padova, credo non l'ha toccata Villa questo tentativo di cross, quindi altra rimessa dal fondo per il Padova, è passato un altro po' di tempo, siamo a un minuto e poco più alla fine, non so se ci sarà anche del recupero, e qui c'è Zanellati che ovviamente si prende tutto il tempo del mondo per rimettere in gioco il pallone, qui anche ancora accenni ai compagni per salire, il Padova che sale, cerca proprio di allontanare gli avversari dalla propria area di rigore, ma Zanellati andrà con il destro al rilancio lungo. Siamo nell'ultimo minuto di questa finale. C'era poi un minuto di recupero. Ai calci di rigore, ci sarà forse un minuto di recupero. Faedo la recupera, palla buttata in avanti alla cieca. No, sbagliata sta roba. Direttamente sul portiere avversario. Tocco su Catania. E Catania farà una brutta notizia, vi do. Sì. Io ho una brutta notizia. No, guardatela. Non è che ha brutta notizia, può essere una sola. È solo il gol del Catania. Esatto. Dai. Attenzione al limite dell'area. Quaini apre sulla sinistra. No. Palla dentro, gol di Costantino di testa. Posso dire, all'ultimo respiro, all'ultimo secondo. All'ultimo secondo. Beh, è un bel gol. Però, e quindi Catania che direi che vince questa Coppa Italia. Battendo 4-2 il Padova, stanno esultando i giocatori del Catania. Possiamo evitare la premiazione, Giorgio. Adesso voglio rivedere anche questo gol, perché mi pare che ce n'era uno solo, no? Roba incredibile. Adesso voglio vedere pure sto gol. Ma è giusto, tutti i bambini devono essere premiati, no? Lasciamo stare i bambini, guardiamo, eccolo qui. Lasciamo stare. No. Non è fuori gioco? No, purtroppo non è fuori gioco per niente. Faedo ha fatto un'altra volta. Faedo di nuovo è salito anziché scendere, seguire l'uomo, ovviamente poi dopo, per carità. Una concomitanza di errore, però che peccato, mi dispiace, mi mettono i loro panni, non è il momento facile. No. Errori su errori. Qui doveva seguire quello che ha fatto il cross. Se vedete l'immagine si piatta, c'è un momento che l'uomo di Faedo dà la palla fuori aria e
e poi entra dentro e lui esce fuori dall'area, poi quando parte la palla lo va a riprendere, ma mai in ritardo. Qui doveva seguire quello che poi ha fatto il cross, esatto, doveva assorbire, si dice, comunque, assorbire l'inserimento. Rifondiamo la squadra, ripartiamo da Torrente e vedrete che sta un disco rotto. Quindi non vedremo neanche i calci di rigore. Ci arriveremo, dai. Beh, questo ci avvantaggia perché meno mangiamo. Almeno non soffriamo. Ripartiamo da Torrente. Ma secondo me, posso dirti, io dopo le prime ammonizioni ho detto me puzza. Ma da che punto di vista? Ma così, sai, io sono malizioso sempre. Ma sei questo detto che... Questo è vero, questo è vero. Lo confermo che lui è malizioso. Forte che ci vero. Altro risultato che Totò non ci bastona. Quando io ho avuto qualche dubbio sul ma tu non devi avere dubbi, questa era una partita che contava. Certo che e contava. E allora questo è il risultato, basta. Ma è questo che mi preoccupa, i playoff mi preoccupano, perché, ripeto e ribadisco, se non c'è uno scossone, non c'è un cambio di mentalità, e secondo me l'unico che può farlo è un allenatore, è l'allenatore, perché non mi direte che Allegri è come Conte. Non mi direte che De Rossi è come Mourinho, cioè sono personalità diverse. E vogliamo continuare? Va benissimo. Però mi preoccupa questa cosa, che nelle partite in cui Padova deve fare la differenza non la fa mai, da Mantova in poi. Tutto qua, mai. Non è che io ce l'ho con Torrente, cioè mi è pure simpatico, ma il tema è... veramente questo è l'allenatore giusto per affrontare i playoff? Non lo so, magari mi sbaglio, stravincono i playoff, benissimo, come ho già detto andrò a fare il mio come si dice, giro a Vicenza a piedi, ma non lo so, ecco, queste cose mi convincono sempre più che non sia adatto per questo finale di stagione, basta. Anche perché sono tutte partite o vinci o perdi. Cioè, o vinci o perdi, capito? Qui avevamo a disposizione due risultati. Abbiamo beccato l'unico risultato che non dovevamo prendere. Tieni presente. Partendo con 1-0. Ma no, con 2-0. No. Noi siamo partiti dopo 3 minuti con 2-0. No, 2-0. Ha ragione, dopo 2-0. Perché quello in casa? Esatto, che lei è opaco, ha ragione. 2-0. 2-0. Siamo partiti, abbiamo perso 4-2. Porco cane. Cioè, ragazzi, no. Tutto qua, poi certo che non sarà colpa solo dell'allenatore, ci mancherebbe altro, ovvio che gli errori sono individuali. Un po' di sfortuna però. Ma tanta sfortuna, niente a dire, perché ma Padova si sa. Se prendi le disattenzioni del caso, ma se prendi due gol, una alla fine del 90esimo e una alla fine del 120esimo. Non è sfortuna, è disattenzione. Non è sempre, dai, c'eravamo al contrario, le facevamo noi, saremmo esaltati. Ma è disattenzione. E invece stasera non ha rubato niente. Esatto, dai, hanno vinto meritatamente. È disattenzione. Esatto, non si possono una squadra seconda in classifica prendere questi gol qui, mi ma non dispiace. Siamo più secondi in classifica, no. Da un po' come in gioco campionato siamo secondi. Sì, non vuol dire, ma non si prende tutti gol. Quanti qua dentro alla partita di andata abbiamo detto allora, che il Catania faceva schifo, sì o no? È vero. E adesso no, ce ne ha buttati dentro 4, non sarà solo mica per responsabilità. Nessuno ha detto che faceva schifo. Sì, abbiamo detto che qualcuno ha detto che Catania schifo, che Catania lasciava giocare. No, nel secondo no, tempo già abbiamo schifo. Visto una partita diversa. Vorrei vedere la registrazione. Già abbiamo visto una partita. Chiamate Stefano un attimo, chiamate Stefano alla regia. Se lo merita. Allora Bisatto, bravo Catania. Prendere 4 gol non è sfortuna, è purtroppo incapacità ed errori dei nostri giocatori. 4 gol non sono uno, Bisatto, sono 4. Non mi puoi dire sfortuna 4 gol, non esiste, ma non devi neanche sfiorarla questa parola, non esiste, perché mi arrabbio, scusami, non esiste la parola sfortuna. 4 gol presi, non esiste, 4 errori in difesa, non 4 gol. L'ultimo era un errore di nuovo di Faedo inizialmente, gli altri non lo marcavano nemmeno. Non si può dire 4 sfortuna, no, 4 gol è incapacità di concentrazione, errori. Comunque quello è grave. Posso dire, è grave. Ha vinto la Catania bene stasera, cioè quelli che meritano di essere allo stadio, di vedersi la partita, di essere premiati davvero, perché questa la Catania dei tanti tifosi catanesi che mi hanno scritto che si vergognavano di quello che era successo a Padova. Ecco, questa vittoria è dedicata a voi che meritate di godervi la vittoria, non come quella gente che è venuta a mostrarsi comunque a Padova. Il Padova ha vinto la partita 2-1 all'andata, è andata in vantaggio subito nella finale di ritorno,
Possiamo pure mettere una violetta che le immagini dello stadio, chiedo scusa Lorenzo, mettiamo lo stadio e facciamo due finestrelle così vediamo. Tra l'altro gli aveva regalato anche il 2-1. Nel momento in cui ha preso due gol è riuscito a pareggiare meritatamente, si è fatto male da solo con l'espulsione dell'Icardi, che è un'espulsione veramente sciocca, ma veramente molto superficiale, e quindi devo fare, credo che il Padova debba fare mia colpa, perché aveva veramente la possibilità di, certo, di portare a casa. Cristiano, chiedo tutto a voi. Questa partita, ovviamente, visto che io ho il mio pensiero sulla Coppa di Serie C per motivi già detti, non vorrei ripetermi, influenzerà, perché l'uscita di Radrezza un po' incazzoso, sì, qualche giocatore, cioè, certo, lo spogliatoio avrà delle ripercussioni dopo questa sconfitta? Absolutely, certamente, ma proprio certamente. Esatto. Ce l'ha per forza Giorgio? Ce l'ha per forza, e per fortuna ti dico, per fortuna ci sono ancora 4 partite in campionato, e quindi 4 partite che servono come una lavatrice a ripulire tutto, perché altrimenti sarebbe stato ancora più difficile. Se le cose andranno bene. Ma è da un po' che diciamo che c'è la lavatrice, invece in realtà non è la lavatrice qua, Qua abbiamo sporcato di più i panni di prima. Quindi... Sì, certo che moralmente dopo aver perso anche la Coppa in questo modo qua, cioè è una bella scommessa, continuare e ipotizzare 5 in malumori. Se avessi vinto, togli la drezza arrabbiato, poi vinci, cambia, passa un po' in, tra virgolette, in sordina. Così accentua gli spigoli magari che ci sono. Tutti scontenti. E quindi per però saranno disattenzioni, però anche un po' di sfortuna, direttore. Quindi per i playoff ancora, un po' di sfortuna, perché quando per i playoff, quando li becchi, quando li prendi, ascolti, entrambi i gol al 90esimo e al 120esimo, Misato, mi piace, un minimo di sfiga. Mi piace le do del lei. Per un tifoso ci sta, è una sfiga, che chiamiamolo volete. Quando si prendono 4 gol, non è sfiga, Bisatto. Posso non essere d'accordo? No, non è. Se prendiamo un gol al 90esimo, ci sta, le do ragione. È sfiga, le do anche da lei, guardi. Perché mi fa arrabbiare questo ragionamento di sfiga, no? Se prende gol al 90esimo, perde 1-0, sì, hai ragione, sfiga, stanchezza. 4 gol non possiamo prenderli, Bisatto. Non li abbiamo mai presi in campionato con una squadra che sta lottando nei play-out. Certo. Non si possono prendere 4 gol. Certo. Vuol dire che c'è mancanza di concentrazione, mancanza di spirito di squadra, mancanza di lottare. Non si può chiamare sfiga. Però non puoi, allora se dici questo, non puoi ancora non mettere sotto... avere... la bandiera portante per l'allenatore, perché io deve avere detto, delle cose. Io ho appena detto che anche l'allenatore ha delle responsabilità. Ho detto che anche l'allenatore ha delle responsabilità. Però tu come puoi mettere sulla croce un allenatore che ti porta secondo con una squadra che era partita per però se perdi la squadra, perdi anche i playoff adesso. Se adesso la squadra è un po' rotta, con i malumori, perdi anche i playoff. Abbiamo 10 punti di vantaggio, Ivano. Ma perdi i playoff, però, perché con una squadra così perdi i playoff. Così non c'è speranza. Così non c'è speranza. E questa lascia uno strascico importante, però, negativo. Non è cosa facile. Infatti sono dispiaciuto, perché ho vissuto questo momento, perso una finale di Coppa Italia, perso il campionato. Ma come sempre, ogni anno, ogni anno è così. Però faccio una domanda. Se dopo la vittoria dell'andata 2-1, Torrente fosse andato a Catania e quindi si schiera 3-5-2, perché è importante, tanto sono in vantaggio di un gol, qualcuno deve stare fuori. E magari sta fuori l'addrezza, che succede? Quindi ci sono queste situazioni che lui probabilmente mister, anche questo, però a me pare tanto un girar adesso, parole, perché Cristiano, si è mai fatto scrupolo di lasciarlo fuori in campionato? Appunto. Allora era la gestione dello spogliatoio metterlo dentro? No, appunto. Perché secondo me aveva intenzione di giocare così, perché domani, quindi è inutile che ci giriamo tanto intorno, domani ci sarà 4-2-3-1 che non è mai fatto, quindi l'allenatore ha le sue responsabilità. Adesso domani hai fatto il 4-2-3-1 che l'hai fatto una volta sola. È sorprendente, lo dicevo prima, mi pare un ostacolo anche al mister. È sorprendente che noi abbiamo un difensivista, perché ha sempre giocato e oggi ci gioca praticamente con 4 punte, perché fa giocare Radrezza dietro le punte e con 3. Era sorprendente, sì o no? Era sorprendente, quello era sorprendente. Quindi qualcosina è cambiato. Perché rispetto al giro d'andata, quindi non è per gestire lo spogliatoio, qualcosa perché è cambiato in più adesso. Se Torrente avesse fatto questa partita a ottobre-novembre, quando il Padova giocava 5-3-2, sarebbe nato là 5-3-2 a non prenderle, e poi ripartenze, palle inattive, eccetera, eccetera. Oggi qualcosina è cambiato, e sul cambiare alcune volte può andare bene, alcune volte non può andare bene, perché questa è una partita
che il Padova meritava di portare a casa per la squadra che è rispetto al Catania. Poi gli eventi in campo hanno detto altro, ma il Padova meritava da questo punto di vista, anche vista la partita dell'andata. Io credo che ci sia sempre un qualcosina dentro lo spogliatoio che disturba, altrimenti non avrebbe fatto queste scelte. E questa è la mia opinione, perché purtroppo sono nel calcio e quindi capisco questi momenti qua. Altrimenti lui sarebbe andato, avrebbe fatto il torrente 3-5-2, certo. Intanto non prendo gol. Poi vengo criticato perché magari sono andato a Catania a difendermi, però intanto porta a casa qualcosa. Chiaro. Anche perché così. Cristiano, non avevamo come Padova bisogno di altri certo, problemi. Assolutamente. Da oggi ne abbiamo ancora di più, certo, quindi certo. Questo è il dato certo. Più brutto, al di là di aver perso la Coppa. Guarda che bello, guarda. Mi dispiace. Poi se vediamo i gol. Guarda, 2 minuti e 48. Cioè dopo 2 minuti siamo 2-0. È una bella azione. 2-0 dopo 2 minuti, sì, ma dai. Certo, 2-0 dopo 2 minuti diventa dura, cioè 4-2 non può esistere. Può esistere solo se va bene così. Ma questo comunque sarà un grosso problema per il proseguo del campionato. E c'era sto rigore. Ma molto, anche se vinciamo, non so con la Lumezzane cosa faremo. Però siamo fuori tempo massimo. Però. Sono decisioni che l'avevano presa ben molto prima. No, non sei fuori tempo massimo, puoi farlo anche l'ultima giornata. Perché l'importante è che tu nei playoff prendi. Perché nei playoff quante partite abbiamo di vantaggio rispetto agli altri? Abbiamo la fortuna di poter preparare bene la squadra. Quante partite di vantaggio abbiamo? 4. No, due, le due eliminatorie che noi facciamo è la prima delle tre partite, gli ottavi, tre turni. Noi per vincere il campionato, ma il turno che è andata e ritorno, no? Noi per vincere, per andare in Serie B arrivando secondi, sì, abbiamo sei partite, sì. Tre. Noi abbiamo sei partite, ma tutti quante ce ne abbiamo di vantaggio rispetto agli altri? Tre gare. Perciò quasi un mese vuol dire che tu c'hai tempo se cambi anche due secche e un'andata certo. E ritorno se c'hai tempo con l'allenatore nuovo di rimettere in piedi una squadra con grinta o stasera. Con motivazioni diverse lo dice all'inizio. Perché questa oggi è una squadra senza motivazioni perché va in campo certo. Giorgio ha detto una cosa giusta abbiamo certo. Preso dei poi gol di distrazione alla e fine, tu non puoi fare una finale con la distrazione cavolo una finale con la distrazione ma dove? Ma non esiste, al mondo. No. Cioè, perché abbiamo preso i primi due gol. Questo uguale. È preoccupante. Sì, ma dopo hai capito? Dopo adesso qui cominciava la tensione, tante robe. Quindi questo è l'ultimo. Dopo in 10 Cristiano abbiamo più giocato, però abbiamo fatto un'azione, abbiamo fatto un calcio d'angolo. Però li abbiamo presi. Poi mancano 20 minuti, abbiamo cambiato 5 giocatori e neanche avessimo fatto un catenaccio. Perché allora a quel punto cambi 5 giocatori a un quarto d'ora dalla fine. Metti dentro tutti i cazzo difensori. Abbiamo fatto catenaccio. Ma che catenaccio? No, perché il terzo gol non è stato catenaccio. Il terzo gol avevamo 3 difensori e gli altri erano tutti non so dove. Perché hanno marcato male? Allora abbiamo dei calciocchi. Perché hanno marcato male? Se tu guardi adesso, riguarda il va a vedere l'espulsione, viene espulso, guarda, è in ritardo. Questo cosa serviva? È ritardo che nel cerchio di centrocampo. Lui è Faedo, adesso vedi i gol presi senza ovviamente. Sì, questo è stata un'espulsione. Guarda sul calcio d'angolo, e poi questa non è sfiga bisata. Questa è per la tempistica. Se passano altri 10 secondi perché è finito il tempo, intendo per quello, non per il gol come l'hai preso. Che su i giocatori di difesa che siamo, non c'è nessuno. Basterà l'anno prossimo rivoluzionare la difesa, cambiarli tutti perché è colpa dei singoli, abbiamo detto, e quindi si assumeranno la responsabilità. Si cambierà completamente in blocco la difesa e faremo un super campionato perché se è colpa dei giocatori abbiamo detto la settimana scorsa in campionato che il Padova doveva avere un obiettivo per i playoff cercare quello di non subire gol, certo. Di essere belli compatti, perlomeno l'avevo detto io, mi ricordo che era difficile che da passare la miglior difesa o la seconda miglior difesa a prendere troppi gol. Ecco, questa sera al di là del modulo che ha iniziato, comunque io parlo del terzo gol, certo. Il quarto in 10 è una cosa diversa, però il terzo gol, perché c'è anche dentro il terzo gol, perché c'è una palla inattiva, e quindi 3 gol presi di nuovo, quindi in 4 partite diventano 3 più 2 5 più 2 7 e 1 8 4 partite 8 gol subiti. Vabbè, sono troppi. Sono troppi. Troppi.
Sì. Andiamo con la premiazione comunque, perché la cronaca ci impone di fare anche questo. Ovviamente stanno premiando i giocatori del Padova, fra poco ovviamente per il Catania. Io non ho mai visto però su una premiazione. Ti lascio finire un attimo, Ivano. Stanno premiando gli arbitri ora, ovviamente quelli del Catania applaudiranno i giocatori del Padova che passeranno in mezzo. No, e quindi... Ma dove abbiamo mai visto su una premiazione che c'è lì dove vicino alla Coppa il presidente della squadra che perde? Io non ho mai visto questa cosa qua. E chi c'è il presidente? C'era Peghin. C'era Peghin. No, è là. Vicino a Zola. Era là. Ma tutti e due vanno i presidenti. Quando hai mai visto sta roba? Sì, quel va. Sì. Beh, il presidente no, però si vede che per sportività... La squadra che perde i soldi non c'è il presidente. La vedo dura, però vabbè. Però è andato via adesso, è andato per gli abiti, poi è andato via, insomma. Sì. No, lì vicino a... No, è ancora là. Dov'è, scusate? Vicino a Zola, vicino al trofeo, pare. Da distante è mai bello stare vicino a Zola, capito? Non riesco a vedere il tuo non era vicino a Zola prima. Sì, quando gli ricapita la foto scusa un bel selfie. Vabbè, stiamo vedendo, mettiamo pure le immagini. Lorenzo premia il Padova, almeno le mettiamo, no? Ecco, perfetto, se riusciamo a fare anche un'inquadratura brevissima, se andiamo pure così riusciamo a vedere anche quello. È Marani, che è il presidente della Lega di C. Marani, che prima faceva giornalista, pensate. Esatto, è diventato presidente della Lega C. È diventato presidente della Lega C. È ancora un giornalista. Ma nel senso, quello prima faceva giornalista, sì. Doveva dire presidente della Lega del C. Ma come siamo ridotti in Italia? Vabbè, se uno è bravo, cosa c'entra? Appunto, sì, sì. Vabbè. È bravissimo, non è visto. Dunque, vabbè. Vabbè, come è considerato questo secondo posto? Esatto. Un disastro, nel senso che abbiamo detto che non serviva a nulla il trofeo, ma invece... Dopo il risultato ci rendiamo conto che per il clima, per... Sì, c'è Peghin di fianco a Zola. Eccolo qua. Male, però permettetemi, se prendi allora tutte le disattenzioni del caso, perora me causa. Voglio perorare la causa che un po' di sfortuna c'è, perché sennò tu non prendi gli ultimi due gol. Pur con tutte le disattenzioni del caso, Faedo da 4. Se fa una campagna tutto, elettorale così la perde. Se fa una campagna elettorale così la perde. Perché, direttore? Perché? Esatto, mi segua. Perché se passano 20 secondi insieme ai rigori, esatto. A livello di comunicazione, lei è una persona di te. Se fa una campagna elettorale così la perde, mi creda. Comunque, stasera credo che abbiamo mostrato i nostri limiti, ma i limiti li abbiamo mostrati durante tutto l'anno. Stasera Sandro, abbiamo toccato il fondo, perché prendere due gol così, gli ultimi due gol che abbiamo preso, è roba da ridere per chi capisce e vede il calcio. Nemmeno i Pulcini marcano in difesa. Possiamo dire che c'è una data di stralusso per metà campionato. Possiamo dire. Ma non lo so. Ha fatto un capolavoro. C'era andato di stralusso durante metà campionato. Ha fatto una grande stagione. Abbiamo fatto gol in occasioni individuali. Non perché ha perso solo 2-3 partite. Abbiamo giocato a calcio una partita e mezza in tutto l'anno. Questo del punto. Non puoi dirlo, perché ha perso solo 3 partite in tutto il campionato. Ha fatto un gran campionato. Dobbiamo essere felici di questi risultati. Solo entusiasti. Perché questa è la realtà, questa è quella che abbiamo vissuto fino ad oggi a Padova, di Lorenzo, rimanere entusiasti perfetto, e positivi. Bravo Lorenzo. Rimaniamo entusiasti e positivi di perdere le finali in questa maniera qua. Questa sconfitta qua per me la c'era molto molto segno, anche perché di malumori ci sono verificati. Due mesi che preavviso la... Beh, abbiamo fatto contenti una squadra, una città, dai. Sì, beh, stasera ci faranno i caroselli a Catania, per una Coppa Italia che non serve nulla, però ci saranno i caroselli. Beh, una Coppa Italia vanno ai playoff, c'è tanta roba, per una bella vittoria. No, per noi ho detto, per noi no, per loro. Con una piazza da 20-30 mila spettatori, questa qua è fondamentale. Agli ottavi vanno. Sì, vabbè, insomma, comunque erano fuori e ci vanno. Però allora almeno giriamo al contrario. Ugualmente Ivano, ce l'avano ugualmente. Se dal punto di vista comunicativo, però loro ci hanno creduto fino all'ultimo almeno, o questo no? A parte i nostri errori, tutta sta roba qua, ma loro io invece, io invece credo, Cristiano, che al di là della sconfitta e della vittoria che poteva arrivare di questa partita, la proprietà, il direttore deve fare una considerazione, delle valutazioni serie sul momento attuale dell'allenatore, della squadra, dei giocatori, con lo staff anche ovviamente dei preparatori.
perché la squadra del Padova non è, capito, faccio un esempio, la Virtus Vecchia parte al mattino per andare a giocare, noi partiamo due giorni prima, il giorno prima hanno un massaggiatore, il medico, il fisioterapista, l'aiuto psicologo, hanno tutti come fosse il Real Madrid, e poi andiamo e arriviamo cotti così. Io credo che il direttore deve fare una valutazione seria della situazione della squadra se vogliamo tentare di vincere i playoff, perché se no credo che... Ecco, che vediamo l'alzata della coppa, diamo a tutto schermo Lorenzo, perfetto, è il momento della premiazione del Catania, vittoria giusta, diciamo giusta, insomma, sì, certo, meritata. Quindi complimenti al Catania di questa vittoria, ovviamente, eccola lì. Va bene, abbiamo visto, possiamo pure entrare in studi, perché già di amarezze ne subiamo, ma siamo abituati, rientriamo su un sistema dove dovremmo essere temprati, noi qui a Padova siamo temprati in tutte queste cose qui, non è che siamo ormai una Coppa Italia che non me ne fregava nulla, mi faccia bene o male, siamo temprati, però deve dare un senso questa indipendente sconfitta vittoria all'ambiente, intendo ambiente chi prende le decisioni. Allora io da buon toscano sono sempre positivo e ci vedo sempre il lato positivo. Allora se questa sconfitta, se questa brutta sconfitta, questa è una brutta sconfitta, deve servire per trovare tutti gli escamotage forti e fare i playoff, per arrivare ai playoff bene, ben venga. E quindi io partirei da questo punto di vista. Io se fossi un direttore, se fossi delle rete lavori, partirei da qua. Perché? Perché i gol presi denotano proprio una poca fame su quel momento che una squadra che va a affrontare il playoff non deve mai non avere. E quindi questo un po' dispiace. Allora, il campanello d'allarme deve essere questo. Abbiamo pagato Dazio, il Padova ha pagato Dazio, perfetto. Sacrifico la Coppa, però poi devo avere un'idea diversa, completamente diversa nella preparazione delle prossime partite, perché è nelle prossime partite che incomincia ad allenare quello che sarà il futuro. Però ti faccio questa domanda, ma deve... le risposte le hai avute dal campo, l'uscita di Radrizza arrabbiato, certi comportamenti, certi atteggiamenti di giocatori che non vanno nelle posizioni, sono attendisti, hanno un significato e dovrebbero trovare una spiegazione perché prende delle decisioni. Sì, ma magari sai, Igor è uscito fuori, Radrizza è uscito fuori e se l'aveva con De Riccardi perché diceva magari per colpa tua devo uscire io perché dobbiamo fare un cambio, siamo in 10, tutto può accadere, può succedere, però io dico sempre anche ai ragazzi che se mi fai queste cose in campo a me va bene, vuol dire che sei vivo, vuol dire che sei acceso, e i gol presi denotano che non erano accesi, e quindi è come se per Padova la Coppa Italia fosse una cosa da nulla, invece quando sei in una finale tu la vuoi vincere perché hai la mentalità di un vincente, ecco perché ben venga questa sconfitta se ti deve servire ad aver fame per quel momento, perché poi il momento più importante è l'altro. Ecco, invece siamo da Bisato, per Bisato invece purtroppo la sfiga è stata una componente importante, le spiego il perché, è stata una componente importante perché le partite dovevano durare un minuto in meno e quindi non detta così mi permetto di dire che è un po' banalizzare il mio ragionamento, perché io non ho detto ma questo. Non stia a complicarlo però non lo complico. È chiaro che ci sono degli svarioni difensivi che hanno un nome e un cognome, che abbiamo preso 4 gol ma ne abbiamo presi altrettanti, ne abbiamo presi 5 col Mantova, abbiamo preso gol anche domenica, siamo in un periodo di flessione generale da un però bel col po', Mantova può prendere gol perché il Mantova è primo, sta facendo il gioco, questi sono ultimi. Sì, ma su questi bisognerebbe che avessimo però l'onestà intellettuale di dire tutto il pezzo della torta. Quando abbiamo giocato in casa, se vincevamo 2-0 non c'era niente da dire perché il 2-1 gliel'abbiamo sostanzialmente regalato nel secondo tempo e lì ci siamo fatti la storia dell'invasione di campo che poteva anche in parte starci. Quindi ritenevamo tutti di essere superiori a questo Catania. Arriviamo qua e ci partiamo subito con 1-0, giusta considerazione vuol dire che siamo 2-0 e da lì comincia una specie di precipizio da cui però... aggrappandoci con le unghie riusciamo a riprendere la partita perché il 2-2 ci fa vincere ancora la Coppa, poi ti fa un'entrata da killer che vedi solo, guarda caso, se non stia a fare la cronaca, no, ma la cronaca sintetizza che è un briciolo dentro uno scenario negativo e quindi, in cui ci abbiamo messo del parte nostro, abbiamo anche quel briciolo di sfortuna perché se prendi la prendi al 90esimo e 120esimo avrai anche la componente siamo ancora e uso un termine anche non
ingenui, la definisco così, va bene, non si può, se no non hai mai giocato a calcio, non si può, allora non si può una coppa in palio prendere, mettiamo che il primo lo perdono, ma non si può prendere il secondo, abbiamo pareggiato la partita, abbiamo recuperato la partita con aggrappandoci, come ha detto lei, sopra gli specchi, sopra di un grattacielo, poi ci prendiamo, non è sfiga, capito? Perché se riduciamo questo pensiero è un alibi offensivo, non è un alibi. Una è sfiga, non può essere una sfiga. Ma non è che siamo stati è un contesto, è che siamo stati ingenui, noi siamo stati come il fratello di Evaristo, quello sinistro. Non lo so. Bellissima. Ernesto Evaristo. Sono due famosi, no? Quello destro e quello sinistro. Due. Hai capito? Cioè, lei pensa in coppia di solito. Cioè, siccome già ha detto delle baggianate, volevo evitare che questo. Vabbè, comunque, questo è il suo commento. Ma non c'è da commentare. Siamo stati da mani nei capelli, poi anche il finale ci sarebbe da commentare, ma non lo commento. Lo commenti? No. Su quale finale? Sul presidente che era presente alla premiazione. Lo commenti? No, che vuoi che non commento, ho detto che è strano, punto. Vabbè. Però non può ogni volta lanciare il sasso e nascondere il braccio. Si prende la responsabilità. Ma che responsabilità mi prende? Io ho detto che è strano. Allora, perché è strano? Cioè, perché non l'avevo mai visto. No, non sei mai visto. Non l'avevo mai visto, ma lo giuro, non lo sto dicendo per sarcasmo. Come dire, per gentleman, è andato lì come se sarebbe visto dal protocollo. Cioè, trovo la cosa meno importante di tutte. Cioè, allora lei mette la malizia su questo. No, non è malizia, però io sarei andato più magari in spogliatoio dai giocatori a fargli un po' una strigliata. Ma dopo c'era la premiazione? Purtroppo le sirene suonavano forte e chiaro da molto tempo a Padova, ma non si voleva ascoltarle, si voleva far finta che non ci fosse nessun rumore, nessuna sirena. Si ferma con la sedia. Il tema era forte e chiaro ed è iniziato a suonare la sirena con Padova Mantova 0-5. Non avete voluto ascoltarlo? Noi facciamo come Ulisse, passiamo più, avanti. Più plateale di stasera, penso che le sirene più forti di così non possono suonare. Noi siamo come Ulisse. Allora, o ci si rende conto di quello che è successo stasera, perché è una roba che ha dell'incredibile, oppure continuiamo a far finta che se sirene non ci siano. Però stasera, anche nel gesto di stizza addirittura dei giocatori sostituiti, io non ho mai visto un caos del genere. Io mi auguro che qualcuno prenda e si assuma la responsabilità e faccia un cambio in corsa. Tu hai detto che non lo cambieresti della guida tecnica, perché così i giocatori ti hanno detto, più forte e chiaro di così, io non so più come dirvelo, cioè è una roba. Vabbè, Antonio Canton. Quindi sostituitelo. Io ho visto anche i giocatori che sono entrati, proprio giocatori, qua devo dare ragione, poco motivati, poca voglia, come diceva anche Cristiano, poca fame, perché se tu vuoi raggiungere l'obiettivo con le buone e con le cattive ci riesci, ma ripeto, non si possono prendere due gol in quella maniera là, vuol dire proprio non esserci neanche in campo, c'è una palla là, non difendi in area, non marchi a uomo, ma non esiste, cioè è idea della sfortuna, ma proprio è una cosa inconcepibile. Qua bisogna dire la preoccupazione, abbiamo perso la coppa, ma il dopo, come questa squadra qua, demotivata, faranno baruffa anche negli spogliatoi, cominciano a mandarsi in malora. Ma giocatori stanchi, non motivati, è un bel andare per Torrente. Io non so come potrà fare. E quindi, Giorgio, non so cosa dirti per la prima volta. Non so cosa dirti. L'hai detto a lei. Io do lo spazio a tutti di dire le cose in maniera senza star qui a mettere ovviamente dei paletti. No, potete dire quello. L'avete detto, mi sembra che sia chiaro che la tua chiave lettura è l'allenatore. Io credo che anche i giocatori abbiano delle grandi responsabilità in questo momento. Naturalmente, perché non lo so, non riesco a capire il motivo. Però giocatori come Faedo, che hanno giocato tutto il campionato ed è
giudicare, sì, certo, che non sono quelli che non hanno motivazioni, come diceva giustamente, perché non sono quelli che hanno fatto panchina, non dovrebbero fare questo tipo di prestazioni. Ma i giocatori forse non pensava di entrare nel sedere a fine campionato. Certo. Oggi ai giocatori non gliela puoi dare una pedata nel sedere, quindi non è che c'hai altri. Io capisco che guarda, io l'allenatore, se tu ti ricordi, quando venne qui la prima volta, io a te ci siamo sentiti che ti ho detto: guarda, una persona secondo me eccezionale vista, come persona. Niente da dire. Quindi voglio dire, è una persona che probabilmente umanamente è, tecnicamente non lo so, lo giudicheranno altri, ma una bravissima persona. Però oggi serve una scossa. E la scossa come gliela puoi dare? Come gliela puoi dare? Vabbè, anche per te, Alberto. Alberto vuol dire qualcosa rapidamente? No, i conti comunque si fanno alla fine. Certo che della stagione, ovviamente, sul discorso allenatore, no? E però fare queste prestazioni è veramente disarmante, cioè, ti fa incavolare più di te la serata. No, Giorgio, ho visto che in panchina c'era il presidente, c'era anche Pochia, Sandro, non so se c'era anche il direttore, quindi hanno vissuto tutti la finale e quindi sono tutti consapevoli di quello che può succedere o non può succedere. Dispiace perché è una cosa che fa male, una partita fatta così, certo, una sconfitta fa male, però ripeto, il Padova a mio avviso ha un grandissimo obiettivo davanti, che è diverso rispetto alla Coppa Italia, e quindi deve prendere spunto da questa cosa qua. Però bisogna prendere spunto, quindi bisogna fare una lettura, bisogna fare una lettura intelligente, importante, e mettere mano laddove questo che deve fare ovviamente il direttore, chi di dovere, è quello che abbiamo detto, perché sono d'accordo con tutti, però l'allenatore, il direttore deve prendere ovviamente le redini prendere anche dei provvedimenti. Grazie Cristiano Masitto, grazie ad Alberto Pastore, grazie a, te, grazie a Luigi Alessandro Bisatto, che ci porterà in mente che è stata solo sfortuna. Non ho detto solo grazie sfortuna. Grazie allora questa sera adesso lei allora, ho già due nomi, a lei Mister Sfortuna e a lei Mister Torrente, cioè entrambi facciamo così. Grazie a Ivano Ricci, grazie a Ale Luciani, grazie a Antonio Cantò, grazie a Isabel, ancora auguri che i tuoi vent'anni ovviamente siano positivi, allegri, sì, sempre così, va bene? Grazie. E noi ci vediamo domenica per commentare Lumezzane Padova, dove Alberto andrà in quel di Lumezzane, sperando che ci sia un po' una svolta sotto l'aspetto ovviamente del gioco e dei risultati. Buonanotte, grazie di essere stati con noi. Assolutamente di no. Calcio in Chiaro è offerto da Enoteca Santa Lucia, Pagin Modular System, Non Solo Sport, Jolly Box, noleggio prefabbricati, Pintonello, carrozzeria vendita auto, Costruzioni Barella, Soccarato Industrial Coatings, MAP, Mercato Agroalimentare di Padova, APM, Tornitura e Fresatura a CNC, FRAO, Distribuzione Utensileria delle Migliori Marche, EDG, Enzo De Gasperi.